Quindi ci sono stati dei minuti tecnici inevitabili di ritardo, ma ora cominciamo subito i lavori di questa plenaria, di questa assemblea plenaria. Intanto una parola sulla giornata di ieri. È stata una giornata piena di partecipazione, di attivismo, di lavoro che abbiamo fatto insieme, le 7 assemblee più quella che si è autoconvocata sulla giustizia, hanno lavorato e hanno visto la partecipazione di centinaia di persone. Considerate che in tutto sono state calcolate 800 le presenze complessive, quindi un lavoro enorme, credo davvero un applauso ci stia e un grazie a chi ha organizzato e ha reso possibile tutto ciò anche in questo luogo. Per non perdere tempo, io do subito la parola a Viola e poi continueremo con l'ordine dei lavori che prevede come prima cosa la lettura dei report che sono stati fatti nelle varie assemblee di ieri. Si preparino quindi e stiano nei pressi le persone che devono leggere il report che sono stati fatti ieri o stanotte o non lo so quando. Bene, allora Viola, a te. Allora, io apro velocemente, intanto grazie a tutti e parliamo della prima cosa che è evidente. Io veramente sono veloce, intanto ringrazio il sindaco di Napoli che ci è venuto a trovare, Luigi De Magistris, e dopo che ci vuole fare un saluto, ciao Luigi. E quello che voglio sottolineare sono due cose semplici e banali. Prima di tutto, non sottovalutiamo quello che sta succedendo qua dentro. A volte presi dalla fatica, ieri dei tavoli, piglia le sedie, sposta le sedie, cucina e fai, non ci rendiamo conto dell'eccezionalità di quello che è successo ieri e di quello che sta succedendo oggi. Con 40 gradi sotto al telone, arrangiati così, abbiamo resistito un'intera giornata in centinaia di persone soltanto per confrontarci, discutere e cercare di trasformare questo paese che è sempre più di merda. Io voglio dire soltanto questo e veramente poi passo la parola al sindaco e passo la parola ai compagni che hanno steso i report e che sono il vero frutto e il vero portato di queste 2 giornate perché rappresentano le tracce di lavoro e di proseguimento organizzativo sul piano delle lotte, sul piano dei temi che ci consentirà di andare avanti, di andare sempre meglio, di costruire sempre di più nelle nostre città e nei nostri territori. Io voglio soltanto dire questo: in questo momento in Italia ci troviamo di fronte, come dire, a 2 alternative impossibili. Un'alternativa ci dice che ci dobbiamo, come dire, accontentare di un populismo che è un populismo becero, di destra, razzista, fascista, che è quello dei 5 Stelle e di Salvini, che non soltanto, e io lo voglio sottolineare, ci hanno sputato addosso a noi del Sud, ci hanno maltrattato, mi riferisco alla Lega, ci hanno preso in giro. In questo mi riferisco ai 5 Stelle che già sono tornati indietro su tutte le promesse che avevano fatto, ma che oggi con la flat tax, con il contratto di governo, al di là, e io lo dico a me, se formalmente questo contratto è valido o invalido, non me ne importa proprio, se è potere o non potere di Maio e Salvini scegliere il primo ministro, cioè, non me ne importa proprio, a me ne importa delle conseguenze sociali. Questo contratto è un massacro, è un contratto nel quale si parla di flat tax e si parla di fare quella che è un'operazione di trasferimento dai soldi dei lavoratori, dalle tasche di tutti noi alle tasche di chi è ricco, di chi con la crisi ci ha speculato, di chi con la crisi ci ha guadagnato. La flat tax è questo, è una rapina a mano armata. Questo stanno facendo, lo stanno facendo con la complicità di tanti che dicono: vabbè, ma a me non mi tocca, ci tocca tutti, anche quelli che di tasse pagheranno 1 euro in meno dell'anno prima, perché lo pagheranno con i servizi sociali e lo pagheranno indirettamente. Per questo noi dobbiamo costruire l'unica vera opposizione possibile di questo paese, che è quella delle lotte, che è quella di chi lavora sui territori, di chi si sporca le mani, di chi non si mette paura di andarsi a riprendere quelli che oggi sono sfiduciati. Oggi abbiamo dimostrato questo, ci sono tanti militanti, ci sono tante persone normali, comuni, soprattutto, lo sottolineo, ci sono tanti giovani che raccontano
raccontano di una generazione che non è quella che si sente soltanto, come dire, la trap e si devasta e non se ne frega niente della politica, ma che dimostra che le contraddizioni gli bruciano addosso e che le cose le vuole cambiare, altrimenti non stavamo in questa situazione. Sono orgogliosa che abbiamo fatto questa assemblea all'OPG, sono stata onorata di aver, che noi tutti quanti vi abbiamo potuto ospitare, spero che sia andata al meglio, vi lascio al sindaco che ci vuole salutare, e poi soprattutto tavoli di lavoro a testa bassa, lavorare, se non lo facciamo noi non lo può fare nessuno. Ti puoi sedere? Posso? No, no, aspetti. Però mi metto un po' più al centro, così. Allora, buongiorno e davvero grazie dell'invito. Anche se, penso me lo consentite, io non mi sento ospite qua perché mi sento uno di voi, nel senso stiamo ormai da tanti anni condividendo delle battaglie, che il senso dell'ospite lo diamo a chi non è napoletano, so che siete in tanti e quindi vi do anche io il benvenuto nella città di Napoli, e questo poi è un bene comune e mi fa piacere che siete in tanti, perché temo che tra qualche settimana noi stiamo costruendo una cornice giuridica di resistenza in città, cioè questo non è un luogo solo difeso dalle donne e gli uomini che la praticano, questo è un luogo difeso dal diritto, è un luogo difeso dalla Costituzione e da scelte anche amministrative dell'amministrazione con l'onere e l'onere di guidare. Ma siccome qualcuno pensa che tra qualche giorno il paese sarà più sicuro perché ci sarà ministro dell'interno Matteo Salvini, io sono uno di quelli che pensa che tra qualche giorno il paese sarà molto più insicuro. E vi spiego anche perché, brevemente. Innanzitutto perché l'hanno già detto, per loro questi luoghi vanno sgomberati. Mi dispiace che lo fanno anche tanti miei colleghi sindaci, che non hanno il coraggio non solo non solo perché si girano dall'altra parte quando nei comitati provinciali dell'ordine e della sicurezza pubblica si dispone gli sgomberi, ma perché non hanno il coraggio di fare delle delibere. Io parlo di coraggio perché le compagne e i compagni all'OPG lo sanno di Potere al Popolo, però magari alcuni di voi non mi hanno mai sentito. Cioè noi siamo costantemente, dico noi perché non solo il sindaco, chi firma insieme a me, ma anche chi pratica questi luoghi, viene denunciato. Viene denunciato perché si ritiene che noi violiamo la legge. E invece io, che ho fatto il magistrato per tanti anni, vi dico che noi in questa città stiamo applicando la legge, cioè stiamo applicando la Costituzione repubblicana. Altrimenti ci riempiamo sempre la bocca che la Costituzione va applicata, la Costituzione va difesa. Siccome io sono uno di quelli che attendo da 20-25 anni da uomo delle istituzioni che qualcuno la comincia ad attuare, nel momento in cui sono diventato sindaco, tra mille contraddizioni, tra tante sofferenze, anche tra errori che facciamo, noi proviamo a attuarla dal basso. E io in questi 7 anni, siccome anche quest'altra retorica dei giovani che non si impegnano in politica, dei giovani, non è vero, da Napoli non è vero. Io vi devo dire la verità, in questa città, se io non avessi avuto esperienze come queste, quando sono stato sotto attacco, quando sono sotto attacco, quindi sempre, quando sono stato sospeso, quando abbiamo i governi regionali contro, i governi nazionali, io non mi sono trovato la legalità formale, mi sono trovato la giustizia sociale e la mobilitazione popolare. Lo devo dire con molta sincerità. E allora, sempre per titoli, perché la giornata è la vostra, non è la mia, ma siccome stiamo anche provando a costruire qualcosa insieme, la differenza fra popolo e populismo è questa. Popolo è l'articolo 1, è molto semplice. Dare il potere al popolo, cioè farlo contare. Noi a Napoli ci abbiamo provato, anche passando da fasi di conflitto, le alleanze, gli incontri, i luoghi in cui si sta insieme, non è che nascono all'improvviso, c'è un lavoro. C'è mediazione, c'è il conflitto, c'è anche lo scontro. Per me popolo è innanzitutto dare forza al popolo e soprattutto, consentitemelo, non tradire. Io posso fare degli errori, posso non attuare una parte del mio programma perché non ce la facciamo, perché non siamo capaci. Io posso dire con senso etico, prima ancora che politico e giuridico, che il popolo che mi ha votato, io non l'ho mai tradito. Per me populismo è, se tu fai una campagna elettorale, e non le posso dimenticare i comizi di Di Battista, Di Maio e Fico, mi dispiace che due sono anche nostri, uno in particolare, Fico, che conosco da anni e so che ha fatto a questo punto, non so se convintamente, perché poi sono delle cose nella vita che non le puoi fare e non le puoi giustificare. Populismo è dire mai con la Lega, e il giorno dopo per andare al potere vai con la Lega e
quindi hai utilizzato il popolo per andare al potere. Quello è populismo. E io rispetto invece il voto. Io rispetto il voto. Io ho votato potere al popolo, ma capisco chi ha votato 5 Stelle. Da sud è stato un voto chiaro. Io ho vissuto sempre a sud. Da sud è stato un voto di rottura, un pulsante. Basta Renzi, basta Berlusconi. Poi perché non c'erano ancora alternative costruite in modo convincente, su questo ci lavoreremo. Ma se tu il giorno dopo ti metti con la Lega, allora io voglio dare un segnale molto chiaro a questo governo, l'abbiamo fatto l'altro giorno nell'assemblea costituente del nostro movimento, lo voglio dire anche qui con potere al popolo. Ci sono due o tre cose che noi sicuramente vogliamo fare nei prossimi tempi. La prima, che noi siamo fermamente convinti che questo che si sta costruendo è un governo di continuità delle politiche liberiste, è un governo fortemente di ispirazione razzista e xenofoba. Nel contratto di diritto privato, che è nulla rispetto alla Costituzione, non c'è nulla sulle fragilità, sulle povertà, sulle autonomie locali, sulla lotta alle mafie. Allora non pensiamo solamente al razzismo e alla xenofobia, che è l'elemento caratterizzante di Salvini. Pensiamo anche al fatto che il Movimento 5 Stelle sta facendo non un'alleanza di più, un contratto, un vincolo giuridico con chi è alleato da sempre con un partito che ha ai suoi vertici persone che sono collegate stabilmente con Cosa Nostra. E che Lega Nord è un partito che è stato coinvolto in inchieste pesanti, quindi ci troviamo di fronte a un governo che, se nasce, nasce anche grazie a Berlusconi, perché Berlusconi, come dire, ha dovuto fare un passo di lato, e quindi se questo governo nasce, nasce anche per questo. Allora noi siamo pronti a iniziare insieme a voi una stagione davvero nuova. Ci siamo messi in discussione anche noi, anche io che faccio il sindaco, che veramente non ho tempo per respirare, non solo perché fa caldo ma perché si lavora tanto, ci vogliamo mettere in discussione, quindi farlo insieme, costruendo un qualcosa che forse in Italia non si è mai visto. C'è un luogo in cui si sta insieme e si valorizzano le differenze, in cui ci stanno degli elementi comuni che sono sicuramente quello della credibilità, della coerenza, dei valori costituzionali, di quello che ci diciamo ogni volta. E sinceramente al mio fianco, ma non perché mi sento superiore, anzi sono sicuramente dal punto di vista del potere molto inferiore, però accanto in questo viaggio io non voglio gente che è stata compromessa, che ha tradito, che non è credibile, a cui la gente non darebbe nemmeno le chiavi di casa propria e non darebbe un euro. Napoli ci sta, e chiudo su questo, ma non ci, perché vorrei dire tante cose, ma non è questa la sede, lo faremo altre volte. Chiudo su questo: non portiamo solamente idee, le idee sono assolutamente comuni. Vorrei lanciare questo messaggio alle tante e tanti che venite da altre parti d'Italia: noi portiamo in dote quello che abbiamo fatto in 7 anni nella nostra città, l'abbiamo fatta contro tutti i poteri, ma veramente, i poteri mediatici, i poteri camorristici, i governi di tutti i colori, nazionali e regionali, con la Lega e col centro-sinistro, il centro-destra, compreso il Movimento 5 Stelle che si è candidato 2 volte contro di noi, e rappresentiamo un punto di resistenza, nel senso che non abbiamo finora svenduto la nostra coscienza, non abbiamo messo sul mercato i servizi di rilevanza costituzionale, siamo l'unica città d'Italia che ha attuato il referendum dell'acqua pubblica, abbiamo rotto il rapporto tra camorra e politica, e potrei continuare. Tra tante sofferenze, senza un euro, abbiamo da un anno le casse pignorate del Comune di Napoli per un'altra battaglia sul debito illegale ingiusto che hanno contratto i commissariamenti di Stato. Pensate un po', nel terremoto, quando io avevo 13 anni, io ho le casse pignorate del Comune che dirigo per un debito contratto allo Stato quando avevo 13 anni, con la calamità naturale, politica e istituzionale del terremoto, e poi l'emergenza rifiuti. Allora io voglio lanciare un appello: questa città quanto può resistere così? E l'attacco sarà fortissimo, l'attacco sarà fortissimo, lo fanno in tutti i modi. Ecco perché chiudo un'altra volta su Salvini. Quando Salvini è venuto a Napoli, io mi sono permesso di dire: Salvini, tu a Napoli puoi venire, ma io un luogo nella disponibilità del Comune di Napoli non te lo do, perché tu ti ispiri chiaramente a politiche razziste, xenofobe e antimeridionali. E Salvini, sapete che ha fatto? Non è finito, 30 secondi. Salvini mi ha querelato, ha presentato querela alla Procura della Repubblica di Trento, non conosce manco la competenza territoriale, se un fatto è connesso a Napoli, è Napoli, lui non lo sa. Ma la cosa più bella, lo dico ai tanti militanti per bene del Movimento 5 Stelle, ai tanti votanti, l'ha presentata come Matteo Salvini in persona e come rappresentante legale di Lega Nord Indipendenza per la Padania.
mi ha denunciato non solo per diffamazione, per istigazione a delinquere. Ha detto: gli scontri di piazza sono colpa del sindaco di Napoli che dà spazio nella sua città ai centri sociali e alle mobilitazioni popolari. Allora è chiaro il teorema, lo dice De Luca, lo dice Salvini e lo dicono altri. Allora, siccome i teoremi vanno sconfitti non con la controdenuncia, ma con il contrattacco, un contrattacco non violento, popolare, ma con grande passione, grande entusiasmo, io credo che questo paese che si affida al sentimento della paura non vada da nessuna parte. Un paese che si affida a masse così belle come oggi, come ieri anche nel nostro, tanta gente che io incontro, io sto per strada, la incontro, adesso però non possiamo più dire verrà il giorno in cui ci saremo noi, il giorno in cui ci saremo noi è adesso, e quindi io sono a disposizione come tanti, come uno dei tanti, a mettere come sempre il mio corpo, il mio cuore, la mia anima, la mia mente, il mio entusiasmo, la mia storia, le cose che ho fatto e le cose per cui sono stato anche sconfitto dallo Stato, per un progetto che veramente finalmente non abbia solo l'obiettivo della resistenza a questi poteri, ma che finalmente la conquista di quei palazzi viene finalmente realizzata. E quindi io sono a vostra completa disposizione. Grazie a OPG, grazie a Potere al Popolo e grazie a tutte le compagne e i compagni. Allora, dopo questo intervento, noi seguiamo l'ordine che ci siamo dati, e cioè con i report dei lavori di ieri. Allora, come chiamiamo qui a leggere, perché sono cose che sono state scritte e condivise, ma e fagliela, guarda, sta andando via, che si deve fare? Allora, chiamiamo qui, Novella mi hanno detto che farà il report del tavolo ambiente e modello economico. Allora, scusate, non... Allora, intanto vi dico qualcosa... Ma no, mo però, fratello... Una domanda di un secondo. No, in privato. Ma il sindaco è là. Ma dov'è il sindaco? Va bene, voglio fare una domanda di un secondo. Vorrei che come sindaco di Napoli, ok, ci dica qualcosa sulla base americana che sta al Lago Patria. Questo vorrei sapere. Io rispondo a tutte le domande, sia ben chiaro, non sono mai scappato, non ti preoccupare, io non volevo monopolizzare. Ma io penso che, insomma, sarà una coincidenza, ma innanzitutto la base NATO è andata via da Napoli in questi anni in cui noi amministriamo la nostra città, ma io dico di più, che non ci limitiamo a un pensiero politico, perché io dico sempre, a dire le parole, a essere rivoluzionari a parole siamo tutti. Io ho firmato un'ordinanza con cui abbiamo ritenuto sgradita la presenza delle portaerei nucleari, in particolare quella era della NATO, nel porto di Napoli prima che andassero a bombardare in Siria. Quindi ho assunto anche un atto giuridico. Io sono per il superamento della NATO, lo dico in modo molto chiaro, non sono ambiguo come Di Maio. Per me la NATO va superata. Il nostro esercito lo teniamo, è l'esercito popolare dello zapatismo partenopeo. Questa è la nostra... È un esercito disarmato, perché qua siamo in diretta streaming per il menù passare uaia, che poi il sindaco si paga gli avvocati di come c'è Pavam. Comunque, adesso torneremo ai tavoli. Allora, abbiamo deciso di partire con i tavoli tematici, quindi mentre aspettiamo che ci raggiunga Novella per il tavolo ambiente e modello di economico e sociale, chiamiamo per il tavolo welfare e diritti, credo che sia Marina che dovrebbe... avvicinatevi però con le persone che hanno... Ecco, Lorenzo? Non sono Marina, però leggo lo stesso il tavolo. Marina è pure bello, no? Allora, intanto mi scuso se il report
in termini linguistici non è quello migliore, però purtroppo lo abbiamo scritto subito dopo un tavolo che ha avuto la partecipazione di un centinaio di persone e almeno 40 interventi. E anzi ne approfitto per ringraziare tutti quei compagni e quelle compagne che dopo i tavoli, dopo ore e ore di assemblea, sono rimaste a scrivere i verbali, a scrivere i report e a consentire che tutti noi insomma possiamo continuare a lavorare, andare avanti e a decidere. Allora, come dicevo, al tavolo welfare hanno partecipato circa 100 persone. Scusate. Gli interventi da parte dei portavoce di assemblee territoriali, organizzazioni, collettivi e singoli dei vari territori sono stati ben 39. Dopo una prima proposta di suddivisione del tavolo in tre gruppi distinti, ossia sanità, istruzione e trasporti, si è deciso di mantenere un'unica assemblea e questa decisione si è infine rivelata importante sostanzialmente per tre motivi. Motivo numero uno, sui servizi pubblici e sul welfare in generale si stanno abbattendo le stesse tendenze, in Italia come in Europa e in molte altre parti del mondo, accompagnate da un generale disinvestimento dei fondi pubblici. La prima tendenza è la privatizzazione e l'aziendalizzazione dei servizi pubblici, ossia il progressivo smantellamento delle infrastrutture di offerta pubblica dei servizi, un finanziamento pubblico di un servizio controllato dal privato, cooperative, aziende e anche multinazionali, l'introiezione della logica di mercato nella gestione dei servizi pubblici, lo sviluppo del welfare aziendale a scapito di quello universalistico. La seconda tendenza è l'introduzione in tutti gli ambiti dell'ideologia della competizione, del tutti contro tutti. Scusate, ma... Non è il mio computer. È abbastanza lungo. Del tutti contro tutti, in cui ogni problema viene scaricato sul singolo e non viene inteso e quindi risolto come problema collettivo. La terza tendenza è l'introduzione di metodi di valutazione fintamente neutrali e super partes per destinare risorse verso le eccellenze a scapito di una diffusione capillare universale. E infine, problema ultimo ma non meno importante, il disinvestimento generale dei servizi pubblici favorito dalla costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, ossia l'articolo 81 della Costituzione, dal patto di stabilità del 2007, dall'adesione italiana ai trattati europei, fiscal compact in testa, e dal ricatto del debito pubblico, che colpisce soprattutto i comuni, ossia i principali erogatori di servizi pubblici. Abbiamo deciso di mantenere l'unità del tavolo welfare anche perché è importante evitare lotte di tipo corporativo. Ad esempio, non si possono chiedere più soldi per scuole e università ignorando quanto avviene nei trasporti e nella sanità, perché potere al popolo è per una difesa e un'espansione complessiva dei servizi pubblici e dei diritti sociali nella loro globale interazione. L'ultimo motivo per cui era importante mantenere unito il tavolo welfare è perché le pratiche di resistenza e di lotta proposte e sperimentate in un settore possono essere riprodotte in altri settori. Ora, io non sto a leggervi tutto il report perché sennò vi annoio a morte, lo pubblicheremo sul sito. Vi leggo alcune di quelle che sono le cose che abbiamo deciso di portare avanti insieme nei prossimi mesi. Per quanto riguarda la scuola, abbiamo deciso di organizzare dove possibile gruppi di lavoro e azione centrati sul problema scolastico, coordinandoli a livello locale. È emersa in questo senso la proposta di costituire un coordinamento nazionale dei gruppi di lavoro sulla scuola attraverso la convocazione di un'assemblea nazionale nell'autunno prossimo. Il secondo punto importante su cui abbiamo ritenuto concentrarci è quello dell'aggregazione. Dobbiamo puntare tutte le assemblee territoriali sull'organizzazione degli studenti e più in generale sull'aggregazione giovanile, perché senza giovani non c'è riscossa e rischiamo di autoestinguerci. Il terzo punto è organizzare e rafforzare ovunque campagne nazionali di lotta, in particolare in questi mesi, nei prossimi giorni, portare a termine entro luglio la raccolta firme per la presentazione della legge di iniziativa popolare sulla scuola, la famosa LIP, anche organizzando uno o due giorni nazionali dedicati alla raccolta. Quarto punto, sviluppare il controllo popolare nelle scuole e nelle università, non solo agendo attraverso i canali classici della democrazia scolastica, le rappresentanze di istituto, gli organi collegiali, eccetera, ma anche creando momenti di controllo sulle istituzioni deputate allo sviluppo dell'edilizia scolastica, come abbiamo fatto a Salerno, dove siamo riusciti ad aprire un tavolo permanente presso la città metropolitana, grazie ai compagni, denunciando costantemente i casi di sfruttamento cui dà vita l'alternanza scuola-lavoro, ad esempio sostenendo la campagna Basta Alternanza, e dando vita o rendendo funzionanti i servizi cui gli studenti avrebbero diritto, dalle aule studio alle biblioteche alle mense.
Ultimo punto sulla scuola, è importante sostenere le lotte dei lavoratori della scuola, puntando ovunque all'unione in un fronte unitario di tutte le categorie di docenti esistenti, spezzando la logica della guerra tra precari e garantiti e denunciando le norme sulla rappresentanza che limitano l'agibilità sindacale negli istituti. Vi leggo ora le conclusioni sulla sanità e poi vi lascio al prossimo tavolo. Sulla sanità le proposte sono queste: una campagna per il ripristino del Servizio Sanitario Nazionale per tutte e tutti sulla scorta della legge 883 del 78 che 40 anni fa lo istituiva e la previsione di una specifica giornata nazionale sul tema. Le proposte concrete poi hanno spaziato dalla produzione e condivisione di materiali di analisi, denuncia e propaganda, ad esempio Puscoli e Volantini, alla valorizzazione di esperienze di base come gli sportelli della salute e gli ambulatori popolari. La necessità prima è ad ogni modo quella di rilanciare la lotta a livello nazionale, partendo anche da vertenze locali ma puntando a superare ogni sorta di corporativismo e di separazione tra lavoratori e utenti. Al fine di approfondire l'analisi e coordinare con maggiore efficacia le pratiche e le campagne di mobilitazione è stata condivisa da tutte e tutti l'esigenza di dare vita a un tavolo nazionale permanente sul tema della sanità pubblica. A tal proposito un prossimo appuntamento rilevante sarà l'Assemblea regionale sulla sanità organizzata per il 7 giugno prossimo dall'Assemblea di Potere al Popolo della Lombardia. Grazie, vi lascio al prossimo tavolo. Grazie Lorenzo. Allora andiamo con il tavolo Capitale Lavoro. E chi fa il report? Ecco. Dici il tuo nome? Francesco. Dunque, ieri al tavolo Capitale Lavoro si sono alternati al microfono 34 compagni e compagni, quindi sarà impossibile fare una sintesi. Quello che faremo sarà una restituzione delle esigenze che sono venute fuori e dei punti condivisi. Quello che è emerso come dato di ragionamento politico è che tutti i racconti e tutti gli interventi confermavano la centralità del conflitto Capitale Lavoro, la persistenza del conflitto Capitale Lavoro in questo paese e quindi il fatto che deve diventare una base fondamentale del lavoro politico di Potere al Popolo. Le compagne e compagni intervenuti hanno posto con forza l'esigenza che Potere al Popolo assuma come linea guida del proprio agire in questo campo una parola chiara e semplice: mettersi al servizio delle lavoratrici, dei lavoratori e delle lotte. Per evitare che questo sia un vuoto slogan, dobbiamo dotarci di strumenti per essere da subito utili ed efficaci nel conflitto di classe. Quindi il sostegno alle lotte, il sostegno a chi è in difficoltà, il sostegno, come è stato ribadito da parecchi interventi, al diritto dei lavoratori a decidere sui propri posti di lavoro, devono essere la misura di quello che facciamo. Come esempi di interventi diretti di Potere al Popolo nel conflitto Capitale Lavoro sono state indicate le Camere Popolari e gli sportelli legali che ovunque stanno nascendo e che ci permettono non solo di sostenere le lotte e di creare coscienza, ma anche di tornare a fare inchiesta nella classe, che è un'altra esigenza che è venuta fuori con forza da tutti gli interventi. Noi vogliamo che le bandiere di Potere al Popolo siano presenti ad ogni sciopero, ad ogni presidio e ad ogni picchetto. E in questo senso non ci interessa. Non ci interessa l'appartenenza sindacale e non scegliamo un sindacato di riferimento. L'unico discrimine che assumiamo per decidere a chi dare il nostro sostegno è la scelta chiara e radicale della lotta e del conflitto, piuttosto che della concertazione e della cooptazione. Sono nostri amici quelli che lottano e sono nostri avversari quelli che frenano, controllano, reprimono il dissenso, calpestano il diritto di lavoratori e lavoratrici a decidere. Quindi a noi non ci interessa che tessera sindacale uno ha in tasca, ammesso che ce l'abbia. Noi sosteniamo tutte le lotte indipendentemente da chi le faccia. Alcuni interventi hanno comunque aggiunto alla condivisione unanime di questo punto una critica alle scelte politiche fatte dalle direzioni di CGIL, CISL e UIL, viste come una delle cause della perdita di diritti conquistati con le lotte. Chiudo con alcuni appuntamenti concreti che abbiamo scelto di assumere. Innanzitutto c'è l'imminente sciopero dell'industria del 31 maggio contro infortuni e morti sul lavoro indetto dal sindacato SB.
Abbiamo chiesto al tavolo che potere al popolo si esprima con la solidarietà da tutto il territorio nazionale per la giornata dell'11 luglio, quando noi qui a Napoli avremo la prima udienza del processo che vede 16 lavoratori a nero di Napoli Sotterranea contro il padrone Albertini. Poi abbiamo l'appello a aderire come potere al popolo alla manifestazione nazionale autunnale delle lavoratrici e dei lavoratori dei beni culturali, la data ancora da definirsi, e infine riteniamo che sia fondamentale iniziare a ragionare sulla costruzione di una campagna nazionale per la riduzione dell'orario di lavoro che, come è stato sottolineato da più interventi, è il discrimine che segna le lotte che vanno a migliorare materialmente le condizioni e quelle che invece sono pannicelli caldi. Grazie. Grazie, ma poi lasciamo. Allora, grazie Francesco, e ora chi leggerà il report del tavolo Europa, migrazione, internazionalismo, pace? Francesco. Allora, è stato un tavolo con temi praticamente sconfinati, 34 interventi anche qui. La discussione ha segnato un accordo pressoché totale su quasi tutti i punti, con una sola differenza di vedute al momento insignificante. Ovviamente siamo tutti contro l'imperialismo, per la pace, per l'uscita dalla NATO, perché non ci siano più interventi militari delle truppe italiane al di fuori di questo paese. Ovviamente siamo per la riduzione delle spese militari e non per l'aumento che ci viene chiesto dagli organismi internazionali, anzi vogliamo una loro riduzione per poter affrontare quanto serve della spesa sociale. Secondo punto, siamo ovviamente d'accordo tutti perché sul fenomeno migratorio non ci siano più business dell'accoglienza, siamo per un'integrazione totale, diciamo così, ci definiamo no border in senso ampio. È stata sottolineata la necessità di fare dell'accoglienza un progetto politico, perché non basta dire siamo per l'accoglienza, dobbiamo avanzare proposte concrete su come pensiamo che vada fatto nel modo giusto. In questo senso è stata segnalata l'esigenza di modificare in parte, di affinare in parte il programma, su questo punto il programma di potere al popolo, facendo ricorso ovviamente alle competenze di chi nei fenomeni migratori, nella gestione dei fenomeni migratori e nell'affrontamento della condizione dei migranti ci lavora per motivi di lavoro, perché è assunto da qualche ente, ci lavora per motivi sindacali, ma soprattutto ovviamente con i migranti stessi, che sono i migliori interpreti dei loro interessi. Salutiamo qui Abu, che è uno degli attivisti più attivi su questo fronte, che sicuramente potrà, insieme a tanti altri, dare un contributo a chiarire con precisione come intendiamo, come potere al popolo intende affrontare tutti i problemi in questo campo. Anche sul punto dell'internazionalismo praticamente non ci sarebbe nulla da dire, se non che siamo tutti quanti d'accordo, siamo tutti al fianco dei popoli in lotta per l'autodeterminazione, si tratta di una solidarietà attiva, non di fatta di chiacchiere e di comunicati, ma una solidarietà attiva che va dalla raccolta dei fondi, come è stato fatto ieri sera qui per Afrin, a tutte le altre iniziative che però appunto siano attive e non semplicemente verbali. Sul punto dell'Unione Europea, cioè che tipo di rapporto ha potere al popolo con l'Unione Europea, che sollevava tante preoccupazioni prima di questa discussione, dobbiamo dire che siamo completamente d'accordo sul giudizio. Diciamo che tutti quanti che l'Unione Europea è un dispositivo non riformabile in difesa del neoliberismo e un dispositivo impermeabile al voto popolare di tutti i paesi europei. Questa cosa la vediamo tutti i giorni, abbiamo vista chiarissima con la Grecia di Tsipras, la stiamo vedendo in queste ore in questo paese, dove un governo infame e razzista, comunque, pur essendo infame e razzista, liberista, capitalista, eccetera, eccetera, c'è il rischio che esprima qualche ministro che non è esattamente, qualche ministro banchiere che non è esattamente il banchiere giusto per l'Unione Europea. Quindi
possiamo immaginare il giorno che il potere al popolo prende il 52%, quale sarà il tipo di trattamento che ci riserverà il Mattarella di turno, e quindi dobbiamo saperlo. Siamo tutti d'accordo nel riaffermare il principio banale, in tempi non tanto banali come questi, il principio fondamentale della Costituzione italiana: la sovranità appartiene al popolo, noi siamo per la sovranità popolare, non per la sovranità nazionale, anche se un popolo ovviamente ha uno spazio in cui vive, e non abbiamo, come dire, nessuna ansia di ritorno ai nazionalismi di nessun genere. Siamo anche tutti d'accordo sul fatto che, siccome l'Unione Europea è una gabbia, come è stata definita unanimemente, un dispositivo non riformabile, cioè poi uno dice le parole, no? Un dispositivo non riformabile, indifferente al voto popolare, è una gabbia, è una prigione, possiamo sbizzarrirci con le parole, ma insomma è stata chiamata gabbia e le gabbie vanno rotte, perché ovviamente se soprattutto ci dobbiamo stare dentro non possiamo sopportarla. L'unica divergenza di impostazione che è emersa del dibattito è come si rompe. Poi banalmente su questo, sul romperla, ma siamo d'accordo. C'è una posizione che abbiamo provato a riassumere così, in cui la rottura diventa una conseguenza di un processo di modificazione dei rapporti di forza da parte dei movimenti operai dei vari paesi europei, per cui a un crescere della forza dei movimenti operai, un ritorno di forza dei movimenti operai, e quindi anche all'espressione politica di questi movimenti operai, del movimento operaio europeo a quel punto abbastanza unitario, si arriva alla rottura dell'Unione Europea, che non c'entra niente con l'Europa. L'Europa è uno spazio, è fatta di popoli che ci siamo combattuti per millenni, abbiamo fatto pace e ci frequentiamo tutti i giorni. L'Unione Europea è una struttura burocratica semistatuale o con funzioni statuali di questo genere. L'altra posizione dice: sì, vabbè, la rottura si può fare in qualsiasi modo, in qualsiasi momento, anche non arrivando ad avere contemporaneamente l'unità e la forza di tutti i movimenti operai d'Europa, si può fare anche in direzione di una comunità sovranazionale, è stata chiamata Euromediterranea, che comprende i paesi mediterranei dell'Europa e i paesi del Nord Africa, nei limiti di tutti i problemi che ci sono, e che quindi possa prevedere anche l'uscita unilaterale in alcuni casi, in alcune condizioni che ovviamente oggi nessuno sa determinare. Detto questo, è una differenza che riguarda il che fare da qui ai prossimi anni. Ovviamente questo che fare si riempirà di lotte contro tutti i provvedimenti che arrivano da austerità, eccetera, eccetera, tutte le privazioni sul welfare, tutte le privazioni di libertà, di agibilità, di diritto di sciopero, eccetera. Un movimento politico e sociale che si pone il problema di rappresentare la classe, le classi popolari italiane, e arrivare a entrare nei palazzi e modificare questa società, ovviamente deve sapere quali sono gli avversari che cercheranno di impedirtelo, che sono interni a questo paese e sono esterni a questo paese. Tutto qui. Grazie Francesco. E allora, tavolo ambiente, modello economico e sociale, novella. Ma sì. Scusa, un attimo. Siediti. No, siediti. Vai. Buongiorno a tutti. E a tutte, ovviamente. Proverò a fare un report generale di quello che è uscito ieri dal tavolo ambiente, che è stato un tavolo ovviamente, per la complessità e per la varietà dei temi affrontati, ovviamente difficilmente sintetizzabile nei contenuti espressi. E anzi, ringrazio le compagne, in particolare Ilaria, che ci hanno aiutato in tempi strettissimi a elaborare questo report. Parliamo di una partecipazione che per ore ha visto decine e decine di compagni e compagne attente, con una quarantina di interventi e di contributi, ma penso sia importante sottolineare che appunto nonostante i contributi siano stati limitati, c'era una voglia particolare di cominciare a confrontarsi nel merito di questi temi.
Gran parte delle persone che hanno partecipato erano appartenenti a comitati, a movimenti ambientalisti locali e in misura minore espressione di posizioni di sintesi delle assemblee territoriali di potere al popolo. Gli interventi hanno insistito principalmente su tre punti. Innanzitutto nel presentare i problemi, le istanze ambientali, tutte quelle specificità territoriali che ciascuno di noi vive, nell'obiettivo di costruire e di restituire una panoramica di quelle che sono oggi le emergenze ambientali attuali più stringenti, dei conflitti territoriali, delle esperienze di lotta. Esprimere posizioni di senso sul significato di ambientalismo e di ecologismo oggi, nel qui e ora, suggerire temi, questioni e modalità per arricchire e far avanzare anche potere al popolo sulla tematica ambientale. In primo luogo emergeva una ricchissima e allarmante ascesa di quelli che sono i conflitti territoriali su tutto il territorio italiano, che testimonia la centralità della crisi ambientale oggi. Questi conflitti sono espressi soprattutto da comitati e da movimenti che non trovano più né una sponda in referenti politici istituzionali, né tantomeno una sponda in quelle associazioni come Lega Ambiente e WWF che risultano appunto incapaci di farsi carico dei nostri problemi e di affiancare le nostre lotte e proporre soluzioni che vadano nella nostra lettura delle questioni ambientali. Ogni territorio esprime un suo problema specifico, ma fondamentale è riconoscere che per quanto possa sembrare locale e circoscritto, in realtà c'è una stretta interconnessione fra territori anche molto più ampi, per quanto distanti, e che tutto si lega a processi sociopolitici ed economici che, pur non essendo sempre visibili, sono sempre di più ampia scala e impongono la lettura di queste tematiche anche in un'ottica internazionalista. Fondamentale è il ruolo di comitati e movimenti di tutti quanti noi che attraverso le lotte, attraverso le nostre mobilitazioni e attraverso quanto emerso dagli interventi vivono chiedendo e in qualche modo sottolineando l'importanza che questo variegato mondo riesca a conservare anche una propria forma di autonomia politica, una propria non istituzionalizzazione, un proprio non assorbimento tout court nella politica istituzionale per cui potere al popolo deve mettersi al servizio di queste lotte, offrire una sponda, una casa comune per arricchire queste lotte, per rafforzarle attraverso una paziente ricucitura di esperienze che appunto sono ancora oggi troppo spesso parcellizzate e limitate a un piano di articolazione locale. Sulla questione ambientale c'è da dire che non si tratta appunto di un settore, di una tematica specifica e compartimentalizzata, ma che c'è bisogno di un approccio culturale, di un modo olistico di vedere questi temi, di comprendere e affrontare queste tematiche che dovrebbero essere quindi parte integrante di qualsiasi tema andiamo ad affrontare. L'ecologismo deve diventare una parte fondamentale e integrante dell'essere anticapitalista, perché i problemi ambientali e territoriali derivano dal modello politico-economico capitalista. Le questioni ambientali dovrebbero essere affrontate sia sotto un punto di vista analitico, ma anche propositivo, insieme al tema del lavoro, dello sviluppo economico, dell'internazionalismo. La scala del problema ambientale è quella planetaria. In tema di ambientalismo ed ecologismo dovrebbero diventare pilastri fondamentali di potere al popolo per ricostruire un grande movimento ambientalista reale. Potere al popolo potrebbe avere anche funzione di osservatorio sulle questioni ambientali e potrebbe articolare una rete di conoscenze e competenze su questi temi che sappiano esprimere a livello nazionale un trade union fra l'universo di esperti del settore e le esperienze variegate di lotte dal basso esistenti oggi nel paese. Potere al popolo dovrebbe essere promotore di proposte di leggi popolari, istanze, ricorsi e politiche trasformative in materia ambientale. Alcune di queste sono già state proposte e la loro varietà è lo specchio di quanto la lotta per la tutela dell'ambiente possa e debba articolarsi su più piani.
contro incentivi agli idrocarburi e per un piano energetico nazionale, nel rendere anticostituzionali grandi opere che prediligono i profitti privati e che poco hanno di pubblica utilità, contro il ruolo delle multinazionali nel controllo delle risorse, contro il consumo e lo sfruttamento del suolo, nella denuncia e nella controinformazione su quanto il tema della rigenerazione urbana sia diventato funzionale solo ad una pratica estrattivista e speculativa, nel recuperare senza se e senza ma piena sovranità territoriale e amministrativa delle comunità locali, specie laddove a livello comunale e regionale paghiamo ormai le conseguenze di un progressivo svuotamento di poteri. Contro leggi obsolete in tema di pianificazione urbanistica. Gli ultimi 20 anni si sono caratterizzate per proposte guidate solo da interessi della rendita e senza alcuna considerazione del benessere degli abitanti di quei territori, con un'attività di continua sensibilizzazione e lotta per i beni comuni, con una moratoria sulle emissioni e sull'inquinamento come priorità immediata. Appare necessario tradurre campagne e conflitti locali in azioni più generali, unitarie, anche al fine di avere ricadute sistemiche e di andare finalmente a incidere sui processi e non solo sugli effetti di questi, passando così da una lotta di resistenza a un orizzonte di proposta e di trasformazione immediata dell'esistente. Ruolo culturale educativo, su questo con un lavoro di lunga lena ci auspichiamo che nel momento in cui la consapevolezza ambientale è ancora scarsa sia nostro compito avere un'attenzione anche al piano comunicativo. Potere al Popolo dovrebbe assumersi un ruolo guida in questa missione, far crescere l'ecologismo, mettere in stretta connessione ambientalismo e anticapitalismo. Provo a tagliare, sì. E quindi questo, in considerazione di tutto, diciamo, vengo subito al punto perché sul tema delle proposte concrete poi vado a braccio, quindi mi scuserete. Sostanzialmente è uscita chiara la necessità di tornare a parlare di questi temi e di trovare sempre più spazi di confronto per mettere appunto in connessione quelle che sono esperienze anche tecniche, legali, eccetera, con le esperienze di chi i territori le vive. Quindi ci si auspica che fin da quest'autunno si possa rilanciare con appuntamenti come quello di questa 2 giorni, insomma, per poter tornare a guardarci in faccia e a sviluppare le nostre lotte insieme. Nel More diciamo c'era una richiesta forte per quel che riguarda la necessità di rimettersi in connessione anche nel rispetto del fatto che molti dei nodi territoriali di Potere al Popolo hanno già effettivamente sviluppato dei tavoli di lavoro tematici sulla questione ambientale, per cui risulta in qualche modo importante adesso mettere in connessione sul piano nazionale queste esperienze, per cui si faceva leva sull'attivazione all'interno del forum di una sezione dedicata anche alla condivisione dei contributi e ovviamente ci si auspica che sulla piattaforma poi insomma tutto questo trovi maggiore espressione. Grazie, grazie del gran lavoro. Ricordo che poi questi report nella loro totalità, ma sono stati praticamente letti tutti, staranno immediatamente messi sul sito, quindi sono accessibili a tutti. E chiamo adesso per il tavolo conflitti e mutualismo Francesco Piobbichi, perché è il terzo Francesco della mattinata di già ora, già ora c'ho un cognome impronunciabile. Io prima di leggere il report vi chiederei a titolo personale un applauso per tutti i terremotati del centro Italia. Ci sono stati dopo il terremoto 18 suicidi nel cratere. Potere al Popolo mette insieme i rifugiati della crisi, i rifugiati della guerra e i rifugiati del terremoto. Questo deve essere il nostro modo di operare e quindi far sentire la nostra vicinanza. Il tavolo del mutualismo ieri è stato attraversato da circa 40 interventi di pratiche, una composizione variegata, ampia e che ha sviluppato una importante manifestazione. La discussione è partita con l'analisi dei dati dell'inchiesta online sulle pratiche che abbiamo sviluppato, nelle quali abbiamo avuto la possibilità di guardarci dentro, di analizzare la composizione dei nostri militanti, come agiamo, la localizzazione geografica, i punti di forza e di debolezza che incontriamo nei territori. I dati emersi con l'analisi
più dettagliata dei risultati complessivi verranno poi pubblicati. Il lavoro del tavolo si è concentrato su tre elementi importanti. Definire politicamente la cornice di analisi entro la quale calare il mutualismo e che rapporto si deve creare tra mutualismo e conflitto sociale. Quale ruolo si deve dare a potere al popolo rispetto allo sviluppo del terreno dell'autorganizzazione e delle pratiche di solidarietà popolare e che ruolo dovranno avere le case del popolo in questo processo. Abbiamo definito il mutualismo come un terreno della lotta di classe che deve attivare i soggetti al di fuori di ogni logica di assistenzialismo, dato che le pratiche sono di per sé neutre, è il quadro di analisi strategico e tattico che ne definisce la finalità e l'orientamento e quindi il valore politico. Terreno questo sul quale è centrale il ruolo di elaborazione e generalizzazione di potere al popolo. Il mutualismo può infatti avere sia uno sbocco che genera e supporta il conflitto sociale o, al contrario, c'è il rischio che si inserisca all'interno del processo capitalista come è avvenuto con il terzo settore negli ultimi decenni. L'esito di questo sbocco non è dato e molto dipende dalla nostra capacità di costruire dentro la crisi le nostre organizzazioni di solidarietà su contenuti chiari e oppositivi alla necessità di eliminazione dei diritti sociali che la crisi produce. La riforma del terzo settore da un lato e la repressione sociale dello Stato autoritario contro le forme di resistenza popolare sono parte dello stesso processo che tende a contrastare il mutualismo popolare o cerca di integrarlo nella logica dei bandi e delle fondazioni bancarie. Se la destra autoritaria utilizza la guerra tra poveri per aumentare il proprio consenso usando lo slogan «prima gli italiani», noi definiamo il nostro campo dicendo «prima gli sfruttati». A partire dalla messa in comune delle azioni che su tutti i livelli difendono le condizioni delle classi popolari. In questo senso, operando per difendere i diritti pubblici messi in discussione dai processi di austerity, difendendo le condizioni dei diritti e dei salari dei lavoratori, creando strutture di solidarietà per impoveriti e sfruttati. Più interventi hanno affermato che mutualismo e controllo popolare sono parte dello stesso processo e sono oggi utili per costruire rivendicazioni attorno ai diritti e ricostruire la nostra legittimità nel blocco sociale. Le pratiche di solidarietà sono state definite un'inchiesta sociale che si sviluppa nel quotidiano ed hanno il merito di tenere in considerazione tutti gli aspetti dell'individuo, tentando di rispondere non solo alle condizioni materiali, ma anche rispetto ai processi sociali che tendono oggi ad isolare le persone sia nella società che nei luoghi di lavoro. In più interventi si è sottolineata la necessità di costruire sperimentazioni di processi di confederalità sociale tra autoproduzione ed autodistribuzione, tra forme di solidarietà e conflitto, tra luoghi di lavoro e territorio. In questo senso, il ruolo di potere al popolo dovrà essere quello di creare le proprie istituzioni di mutualismo da mettere a disposizione di questo intreccio, costruendo pratiche connettive che rispettano l'autonomia e l'indipendenza dei soggetti che si attivano. Da questo punto di vista, le case del popolo dovranno essere l'intreccio tra la questione politica generale, le pratiche di mutualismo nel territorio e le organizzazioni sindacali conflittuali indipendenti e di classe che iniziano a muoversi sul terreno della confederalità sociale. La decisione comune del tavolo è quella di proseguire il lavoro per la costruzione di un manuale di pratiche sociali nel quale vengano definiti i concetti di fondo condivisi e che serva come una cassetta degli attrezzi per tutti quelli che nei territori vogliono iniziare a sviluppare il terreno del mutuo soccorso. Un punto importante sarà l'analisi degli effetti della riforma del terzo settore.
che andrà indagata e socializzata per pensare le organizzazioni di mutualismo fuori dallo schema di compatibilità che tale riforma vuole imporci. Si è deciso di usare la piattaforma web e il forum di Potere al Popolo come strumento per l'elaborazione collettiva e lo scambio di pratiche e informazioni nei e fra i territori e di rivederci come appuntamento nazionale al campeggio dell'ex OPG Jesopazzo che si terrà quest'estate, auspicando che intanto si allarghi il processo di costruzione del mutuo soccorso popolare nei e fra i territori. Il tavolo del mutualismo si è rivelato strumento importante di socializzazione e proiezione politica di classe delle pratiche sociali. Questa esperienza deve continuare a partire da oggi e da domani, collegare secondo la prossimità territoriale ogni esperienza mutualistica locale, cominciando da momenti comuni a livello organizzativo, esperienziale, di analisi. Uno per tutti, tutti per uno. Avanti popolo! Grazie Francesco. Allora, per il tavolo piattaforme informatiche e strumenti di comunicazione, Roberto. Roberto Morea. No, ce ne stanno tanti anche di Roberto. Allora, intanto voglio dire che anche il gruppo di lavoro sulla comunicazione ha visto la partecipazione di un centinaio di persone e 38 sono stati gli interventi, tra questi chiaramente esperti informatici, attivisti, persone che durante la campagna elettorale si sono impegnate nelle varie assemblee territoriali per costruire il livello comunicativo del territorio in cui vivono. Il clima quindi è stato quello di affrontare i temi della comunicazione in due versi, diciamo, quello interno come strumento di conoscenza e di rete, di messa in rete delle tante ricchezze, dei tanti conflitti che territorialmente esercita Potere al Popolo, e d'altra parte, d'altro canto, la costruzione e il rafforzamento di un sistema di comunicazione verso l'esterno, cioè la capacità di costruire linguaggio, capacità di entrare in relazione e rapporto con le persone al di fuori di noi. E questo deve essere fatto, ed è tanto a partire da quello che c'è, il nostro sito, che deve continuare a lavorare nella forma che si è dato e possibilmente anche ampliare la possibilità, la potenzialità che esprime. E su questo bisogna dire che noi intanto vogliamo esprimere una gratitudine ai compagni che fino adesso hanno lavorato sul sito, dando anche alla possibilità di Potere al Popolo un linguaggio nuovo, una capacità di entrare in relazione con molti giovani, e questo è stata una cosa da tutti quanti apprezzata. Anche da tutte quante apprezzata. È chiaro che la comunicazione esprime una complessità. La complessità è quella che non tutti i linguaggi sono adeguati al sistema di comunicazione che dobbiamo avere. Noi abbiamo il volantino, abbiamo la necessità di fare un giornale, di costruire strumenti di informazione e di formazione che hanno un linguaggio classico, che però non arriva a una generazione che invece non guarda più neanche Facebook, come hanno detto molti interventi, che reputano da vecchi, cosa che io che non lo so manco usare, mi sento un po' in difficoltà. Per cui credo che noi dobbiamo costruire gruppi di lavoro che guardano appunto specificatamente singole strumenti di comunicazione che implicano strumenti, anche linguaggi e modalità diverse di comunicazione. Io penso che dobbiamo guardare anche con interesse alla rete, al ragionamento che c'è dietro la rete. Molti interventi, molti compagni hanno sottolineato il senso di una costruzione di una rete collettiva, di uno strumento proprietario, cioè
di essere anche proprietari delle nostre reti di comunicazioni e non affidarci a enti esterni che poi probabilmente possono anche mettere in discussione il processo stesso che stiamo costruendo. È chiaro, come ho detto, che il sistema comunicativo deve guardare anche le persone che non hanno internet, che non sono capaci di guardare quello strumento e che non è quello strumento il solo strumento con cui entriamo in rapporto con le persone. E molti hanno sottolineato anche il fatto che le assemblee territoriali rappresentino il luogo di crescita di quello che vogliamo continuare a definire un intellettuale collettivo. Credo che questo sia importante anche per stabilire come cresciamo e come costruiamo questa comunità insieme, in rete, nella difficoltà di vivere un'orizzontalità dei territori e contemporaneamente una verticalità delle competenze e della capacità di essere sul pezzo quotidianamente e nella risposta adeguata ed efficace. Per questo, e chiudo, credo che dobbiamo, la proposta che facciamo è innanzitutto dare spazio alle forme anche nuove e innovative che si verranno costruendo. Una tra tutte è la creazione di gruppi di lavoro che lavorano sul campo dell'arte, diciamo, filmmaker, artisti di strada, altre forme di comunicazione che si sono sviluppate anche durante la campagna elettorale devono continuare a fare questo percorso, perché è importante anche sperimentare nuove forme di linguaggi, nuovi linguaggi che possano arrivare ad ampliare la nostra platea. E è evidente che tutto questo è possibile con la costruzione di un gruppo di lavoro, una redazione, una qualche forma di condivisione tra tutti i soggetti che ne fanno parte di questo percorso per poter gestire orizzontalmente, con trasparenza, la comunicazione, tutti i sistemi di comunicazione che andremo mano a mano a sviluppare. Grazie. Grazie Roberto. Come vediamo dai tavoli di ieri sono uscite anche delle proposte molto concrete, oltre a un'analisi, no? Il che ci serve poi molto proprio per il lavoro che dobbiamo fare. Io ora chiamo la compagna che ci farà un report del tavolo che si è autoconvocato su giustizia e carcere, che è stato un ottimo arricchimento dei lavori di ieri. Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesca Trasatti e faccio parte di Potere al Popolo via Reggio Ecca-Maiore. Ieri si è riunito quello che poi è diventato il gruppo giustizia di Potere al Popolo, un'assemblea appunto che si è autoconvocata e che è stata partecipatissima. È stata partecipatissima visto la partecipazione sia di tecnici, tra virgolette, della materia, quindi operatori giuridici, avvocati e associazioni, soggetti che a vario titolo comunque seguono la questione carceri, e anche altre questioni. È stata messa in campo anche la questione del diritto civile sul patrocinio a spese dello Stato, la questione del diritto del lavoro, quindi questione job acts, eccetera. La discussione poi si è incentrata sul tema penale, perché è una fase storica assolutamente particolare questa. Gli interventi che mi hanno preceduto hanno comunque in qualche modo già parlato di questo, però quello che è il contratto di governo Lega 5 Stelle sul tema giustizia in particolare è assolutamente allarmante. È un allarme condiviso, da questa è nata questa esigenza, e questo ci chiama in questa fase a un compito gravoso, nel senso che noi dobbiamo essere in grado di rilanciare una controffensiva culturale, prima di tutto. Noi dobbiamo essere in grado di far comprendere all'esterno, e non è semplice, che sicurezza non può significare sacrificio dei diritti inviolabili della persona. Noi su questo dobbiamo essere fermi e chiari. La retorica del diritto alla sicurezza deve essere rovesciata. Noi dobbiamo essere in grado di affermare la sicurezza dei diritti prima,
perché è da lì che poi si riescono a fare le pratiche, si riescono a fare le lotte e si riesce a fare un'attività politica che se no è monca, scusate il termine. In questo senso dobbiamo superare questa retorica securitaria, dobbiamo pretendere la certezza dei diritti prima della certezza della pena. In questo senso non dobbiamo avere paura di esigere o comunque di richiedere l'abolizione del 41 bis, su questo dobbiamo essere preparati, dobbiamo essere preparati, dobbiamo fare un dibattito prima al nostro interno, perché è dal nostro interno prima di tutto che dobbiamo chiarirci le idee e che dobbiamo essere preparati a rispondere su accuse, affronti, quali quelli, la vicinanza alla mafia, eccetera eccetera. Noi su questo dobbiamo prepararci, formarci, anche questo è un termine che non mi piace però rende l'idea, e su questo dobbiamo iniziare un ragionamento di lungo periodo che parta sì dalle assemblee territoriali, che però abbia una dimensione nazionale. Noi su questo tema qui dobbiamo avere la forza di far uscire comunicati, interventi coraggiosi e che affermino e continuino a portare avanti quello che è stato poi il punto 15 del nostro programma, perché noi partiamo da un programma giustizia buono e questo dobbiamo avere il coraggio di portarlo avanti senza incertezze. Il gruppo che si è riunito è stato un gruppo anche operativo, perché sono state lanciate anche iniziative e questioni. Allora, ve le dico brevemente, il prossimo 26 giugno sarà la giornata mondiale dedicata dall'ONU alle vittime della tortura in Italia. È stata lanciata la terza giornata nazionale di digiuno nelle carceri e per chiedere la cancellazione dell'ergastolo. Portare al popolo aderisce a questa iniziativa. Potere al Popolo aderisce a questa iniziativa e richiede a tutte le assemblee territoriali di manifestare l'adesione a questa iniziativa con le modalità e le forme che riusciranno a mettere in campo. Nello stesso giorno a Roma è prevista un'iniziativa pubblica in cui verranno spiegati i motivi di incostituzionalità della legge Minniti-Orlando. Verrà fatta quindi un'iniziativa a Roma, perché il giorno successivo, il 27 giugno, le sezioni unite civili della Cassazione, con la presenza degli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso e che erano presenti anche ieri a questa assemblea, verrà fatta questa iniziativa e Potere al Popolo aderisce anche a questa. Chiudo, è stata creata una mailing list alla quale invito tutti e tutte quelle che sono interessate a questo tema di iscriversi, di modo che in primo luogo possiamo collettivizzare le conoscenze, i vari approfondimenti che i vari gruppi, soggetti eccetera hanno già sul tema e metterli in rete. Dell'assemblea di ieri uscirà un documento che anche quello verrà caricato sul sito di Potere al Popolo e stiamo ragionando di redare un opuscolo da collettivizzare anche quello per spiegare insomma quelli che sono gli strumenti di conoscenza da utilizzare nelle varie fasi di repressione a vario titolo che comunque ci colpiscono e ci colpiranno sempre di più. Potere al Popolo. Grazie, grazie davvero. Allora, l'ultimo tavolo era quello sui modelli organizzativi e quindi chiamo, ecco, il report verrà letto da Marina. Allora, buongiorno a tutti. A tutte, giustamente. Allora, l'assemblea, il tavolo sull'organizzazione di ieri è stato molto partecipato e a sottolineare l'importanza strategica dell'argomento. Colgo l'occasione per ringraziare le circa 350 persone che ieri insieme a noi hanno letteralmente sudato per arricchire l'assemblea, per arricchire la discussione, che è stata molto appunto articolata e che io per necessità adesso sintetizzo in maniera molto schematica. Da tutti gli interventi emerge la volontà di proseguire nel percorso avviato con l'assemblea del 18 novembre al Teatro Italia e di consolidare la fase costituente. A tale scopo
nella maggior parte degli interventi si sottolinea l'urgenza di partire subito con la definizione di una forma organizzativa diversa da quelle già sperimentate, negativamente sperimentate. E sempre nella quasi totalità degli interventi si ritiene che la soggettività politico-sociale, potere al popolo, non sia un cartello elettorale o una coalizione tra organizzazioni, ma abbia una sua identità e autonomia. Si richiede unanimemente la trasparenza dei processi decisionali, la revocabilità e la rotazione di tutti gli eventuali incarichi, la centralità delle assemblee territoriali e la costruzione di una struttura non burocratizzata. Molti interventi hanno evidenziato la non opportunità di organismi intermedi, proprio per evitare l'eccessiva pesantezza burocratica. La necessità di una piattaforma online propositiva e decisionale come strumento strategico integrativo che garantisce la partecipazione democratica al più alto numero di persone possibile e come strumento di supporto all'organizzazione delle assemblee fisiche, territoriali e nazionali, rispetto alle quali la piattaforma non è in antitesi, ma ripeto, ad integrazione. Si è evidenziato inoltre che i processi decisionali siano ispirati al principio una testa, un voto, o meglio definito da qualcuno, una persona, un'idea, un voto. Si chiede che nel coordinamento nazionale non siano previste quote riservate alle organizzazioni. In qualche intervento si sottolinea anche che, ponendo la sovranità decisionale nella base degli aderenti, il coordinamento nazionale diventa di conseguenza un coordinamento esecutivo. In alcuni interventi è emerso il timore che l'utilizzo di dispositivi digitali possa in qualche modo indebolire la partecipazione attiva delle persone coinvolte attivamente, ma qualcuno rassicura riaffermando che gli strumenti digitali sono degli strumenti che vanno ad integrare le assemblee fisiche, che sono comunque essenziali e necessarie. L'assemblea ha espresso la necessità di avviare subito una campagna di adesione individuale a Potere al Popolo. Le adesioni hanno anche la finalità di sostenere economicamente le attività e le campagne di Potere al Popolo. L'Assemblea si è anche pronunciata favorevolmente per la possibilità della doppia tessera per coloro che sono già aderenti ad altre organizzazioni. Molte persone intervenute hanno ribadito l'importanza di mettere in atto azioni concrete che vadano oltre i pur necessari momenti di discussione ed analisi. Le pratiche politiche a sostegno delle campagne di lotta abbiano quindi priorità rispetto alle scadenze elettorali. La più urgente di queste campagne è attualmente la raccolta firme per le leggi di iniziativa popolare, che hanno scadenza prossima, quindi impegniamoci da subito per queste. Qualche intervento sottolinea l'importanza che le proposte di statuto
siano essenziali, essenziali nel senso di snelle, non rigide, e per essere la base di una ulteriore elaborazione collettiva che avverrà nelle assemblee fisiche e nella, nella piattaforma web. Qualche intervento chiede inoltre, e concludo, di poter organizzare dei gruppi d'azione su temi specifici. Con questo ho concluso e auguri a tutti noi. Allora, cedo. Allora, a questo punto i report sono stati letti tutti. E sono anche testimonianze, di questo forse dovremmo congratularci tra tutti noi e ringraziare in particolare le compagne e i compagni che hanno riportato, diciamo, delle scelte, delle decisioni, delle indicazioni che sono collettive, perché abbiamo lavorato sul serio. Quindi questa è una cosa importante, diciamo, non ci accompagna solo l'entusiasmo ma la voglia di costruzione, e si costruisce dentro la discussione che appunto c'è stata. E adesso iniziamo con gli interventi. Io vorrei dire, noi vorremmo dire subito, che è evidente che sono già le 1:50, non possiamo rifare l'assemblea che abbiamo fatto al Teatro Italia l'ultima volta, dove abbiamo fatto 78 interventi, se mi ricordo bene. Si tratterà più o meno di una ventina di interventi, perché poi le compagne e i compagni debbono tornare a casa, oltre al fatto che ringraziamo le compagne e i compagni dell'OPG, e visto che c'è ancora il sindaco, anche il sindaco, per dire che se anche ci accoglievate meno calorosamente, noi non ci offendavamo. Purtroppo, diciamo, il sole proprio sta battendo preciso sulla testa. Quindi io vorrei dire che abbiamo già un certo numero di iscritti e di iscritte. È evidente che questa assemblea non è appunto l'assemblea di approfondimento e così via, ma saranno anche interventi che riguardano le lotte, le iniziative nazionali che ci sono, per poter, diciamo, è anche rappresentativo, mettiamola così, perché il lavoro collettivo lo abbiamo svolto soprattutto ieri. Se siete d'accordo, noi proponiamo come presidenza 5 minuti. C'è qualcuno che è contrario? No? Ragazzi, anche 3 per me, però poi non funziona così. Allora, non funziona così. Io direi che decidiamo 5 minuti, poi io a 4 dico avresti finito e uno si regola. Farei in questo modo, se siete, se siamo d'accordo. Siamo d'accordo, perfetto. Allora partiamo subito. Scusa, magari sto facendo questa cosa, ci sono qua le compagne. Allora partiamo subito con Maria Sepe, che è la compagna candidata a sindaca a Imperia. Si prepari una rappresentante o un rappresentante del comitato Lula Libre, quindi si comincia ad avvicinare. Buongiorno a tutti, questo è il mio primo giorno qui, sono felice di esserci. Vorrei dire prima di tutto grazie al sindaco, perché c'è e ha parlato di un noi, e questo per me è veramente importante. Io non sono di Imperia, sono di Napoli, vivo da 30 anni ad Imperia, e qualche tempo fa, un mese fa circa, l'assemblea di potere al popolo mi ha proposto questa cosa pazzesca di candidarmi come sindaco. Oltretutto sono anche femminista, eppure convinta, di potere al popolo. Quindi che dirvi, la compagine politica imperiese è una compagine non complessa ma compromessa,
perché la complessità è quello che c'è qua, in questo luogo così suggestivo, che evoca una violenza inaudita perpetrata in un passato che non dobbiamo dimenticare. La compagine, dicevo, è compromessa da un ventennio circa di gestione politica di destra e da un'amministrazione che si è autodefinita di sinistra, l'ultima, quella uscente, che è un'amministrazione definita la peggiore che Imperia avesse mai conosciuto, e questo dà il senso della destrificazione di quella che si definisce sinistra. Ora, che dire, a Imperia ci sono numerosissimi problemi. C'è una questione, per esempio, c'è la gestione pubblica dell'acqua. Noi abbiamo un carrozzone clientelare preposto alla gestione pubblica dell'acqua, carrozzone fortemente indebitato che i poteri forti stanno cercando di far fallire in maniera tale che la gestione dell'acqua ritorni in mano privata, e noi su questo lavoreremo con forza e con determinazione. Lo stesso vale per il porto d'Imperia, un esempio clamoroso di speculazione edilizia prodotto proprio dall'amministrazione da tutte le amministrazioni. Scajola è stato quello che ha dominato Imperia e che si è nuovamente presentato come lista civica. Ecco, questa è la compagine all'interno del quale si trova Potere al Popolo, una cozzaglia di destra e una sinistra, è uno schieramento che si definisce di sinistra. Vorrei anche dire qualcosa a proposito di quello che noi di quello che noi siamo a Imperia. Siamo stati accolti da Rifondazione Comunista, che ci ha dato la disponibilità economica, ci ha dato anche la disponibilità della sede. Tuttavia io su questo punto vorrei essere anche piuttosto chiara. È necessario, e questo sta accadendo ad Imperia, che si avvii un confronto, una discussione profonda, perché ci sono alcune peculiarità di Rifondazione che fanno fatica a dialogare con l'identità di Potere al Popolo. Tuttavia Potere al Popolo è un progetto unitario a vocazione maggioritaria, e quindi è fondamentale che tutte le componenti che non hanno aderito a quella che oggi viene definita sinistra siano, ecco, accolte, e con queste si avvii una discussione che non escluda il conflitto ma che lo contempli, perché la complessità che vedo io qui è proprio questa, quella di riuscire a stare dentro al conflitto, perché democrazia significa anche questo, significa anche conflitto. Chiudo, scusate, mi dicono di chiudere, avrei voluto dire tante cose. Grazie a te, e siamo tutte con te. A questo punto la rappresentante del comitato Lula Libre, e si prepari Nicoletta Dosio. Grazie. Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Clarice Copetti, sono brasiliana e faccio parte del comitato italiano Lula Libre, Lula Libero. Lo so che forse per voi, per qualcuno di voi, non conosco cosa è successo in Brasile, ma Lula è stato, sì, ma forse qualcuno, Lula è stato il nostro presidente dal 2003 al 2010, e ha fatto un programma sociale, un grandissimo programma sociale contro la fame, per circa di 40 milioni di persone. Abbiamo fatto dei grandi programmi di investimenti, non solo nell'area sociale, ma anche nell'area economica e forse anche nel rapporto del Brasile internazionale, con il rafforzamento dei BRICS, che è l'organizzazione che faceva parte il Brasile, la Russia, l'Africa del Sud, la Cina e la India. Sì, grazie. E
da 2010 Lula ha riuscito a fare la sua successora, la sua succeduta, credo che è meglio dire, una donna, Dilma Rousseff, che era stata ministra nei primi due governi di Lula, e lei anche è riuscita a si rieleggere a 2014. Nel 2016 noi abbiamo avuto un colpo di Stato, un colpo giudiziario, parlamentare, mediatico in Brasile, tutto appoggiato per la grande media monopolista di destra in Brasile. E da 2016 per ora il Brasile, mi dispiace, è tornato al mappa della fame, e anche i movimenti sociali ci sono spesso stati perseguiti. Lula è in carcere da 7 aprile e è stato un processo senza dubbio, anche non solo noi brasiliani, noi dei movimenti sindacali, del comitato italiano Lula Livre, Lula Libero, sappiamo che Lula da più da 4 anni è stato investigato, non solo lui ma tutta la sua famiglia, e non c'è una prova contro di lui. E Lula è in prigione, è oggi un preso politico in Brasile, perché ha avuto un processo, questo colpo parlamentare, mediatico e giudiziario, ha fatto un processo non legale, ma un processo che si è basato non sulla Costituzione brasiliana, ma da qualcuno, certamente, giudici brasiliani che perseguono non solamente a Lula, ma anche i movimenti sociali. Noi abbiamo fatto un volantini per lasciare con voi, perché le cose sono abbastanza grandi, complessi, per parlare a 3-4 minuti, anche per il mio livello di italiano, ma voglio dire che vogliamo invitare a tutti per stare con noi al Comitato Italiano Lula Libero, e che siamo anche con gli indirizzi che potreste fermare degli appelli che abbiamo fatto, non solamente noi, ma anche Pérez Esquivel, che senza dubbio conoscete. E lasciamo al fine di questa assemblea, lasceremo questo volantini. Grazie per l'invito. Grazie. Grazie. Lula Libre. Lula Libre. A questo punto c'è Nicoletta. Mariela Vive. Nicoletta Dosio, e mentre Nicoletta arriva vi diamo conto di due iniziative che è bene che tutti abbiamo in agenda. Una è che sabato 2 giugno alle ore 15 a Piazza dei Consoli, metro Numidio Quadrato a Roma, c'è una manifestazione che ripudia le guerre, così come prevede l'articolo 11 della Costituzione, le guerre e le spese militari. Altra informazione è che si terrà il campeggio No Muos a inizio agosto. Non so se si fa a Niscemi, ma chi lo frequenta sa dove si fa. A Niscemi. Nicoletta. Allora, stamattina ho sentito i report delle assemblee a cui ieri io non ho partecipato. Non ho partecipato perché ero in Valle di Susa a contestare il Giro d'Italia sporco di sangue. Il sangue dei bambini palestinesi, il sangue di un popolo da troppi anni oppresso e non difeso per i grandi interessi che sono rappresentati dal gendarme degli interessi economici nel mondo, e quel gendarme si chiama Israele. La Valle di Susa è solidale con la Palestina, come con tutti i popoli che lottano, e lo ha dimostrato concretamente
I due giorni in cui il Giro d'Italia è stato presente in valle sono stati due giorni di contestazione da parte nostra. Anche due giorni di repressione, perché i gruppi, i momenti che abbiamo fatto di contestazione al Giro hanno sempre visto presenti con grandi schieramenti le cosiddette forze dell'ordine in divisa e in borghese. Siamo stati identificati, le nostre borse sono state perquisite e la popolazione che credeva di vedere il Giro d'Italia ha capito come le scelte sono sempre scelte politiche. Che questo giro sia partito da Israele non è un caso. Non è un caso in questo mondo dove domina la guerra, dove domina l'oppressione di pochi, fortissimi contro tanti, infiniti deboli. Su quelle montagne che sono ancora piene di neve, a un certo punto quando il giro è arrivato a Bardonecchia, abbiamo visto le evoluzioni degli sciatori con i fumogeni rosa. Noi ieri siamo stati perquisiti e hanno trovato un fumogeno con tanto di denuncia. Quei fumogeni rosa venivano innalzati come segno di gioia proprio su quelle nevi dove sono già morti tre migranti. L'ultimo povero lavoratore, compagno sicuramente, perché sono compagni coloro che sono oppressi e cercano comunque di rispondere in qualche modo a quell'oppressione, è stato proprio trovato venerdì. Era caduto in un burrone, inseguito dalla polizia francese e certamente non difeso dalla polizia italiana. E questo è il segno di quei muri, di quell'Europa che noi non vogliamo. L'Europa è questo, è oppressione, è guerra tra poveri, è guerra ai popoli, è guerra alle persone. Un minuto. Allora, rispetto a tutto questo c'è bisogno di mobilitazione. Noi abbiamo un sistema, se guardiamo al Parlamento italiano, non solo diciamo che non esistono governi amici, ma non esiste un Parlamento amico. C'è chi dice che tutto sommato il governo che si sta preparando potrebbe essere destabilizzante del sistema e noi invece diciamo che questo sistema è più che mai confermato. La situazione è tragica perché manca una forza popolare, una forza che sappia lottare, che lotti con coesione e che costituisca la vera opposizione a questo mondo. Diciamo che la destabilizzazione non è la rivoluzione, diciamo che la rivoluzione è necessaria perché altrimenti la destabilizzazione sta portando il nostro paese sempre più a destra in mano dei fascisti. Il movimento NoTav, Nicoletta devi chiudere, sì, grazie, che si era illuso, due parole, che si era illuso di trovare un appoggio in un voto utile a un governo che poteva essere governo amico, si è trovato un governo di fascisti. E noi diciamo, non ci basta no al TAV in Valle di Susa. Noi vogliamo il no alle grandi opere in tutta Italia, cosa che non sarà possibile con questo programma, che parla dell'Italia come piattaforma logistica. È lo stesso discorso dei corridoi di traffico dell'Europa. E allora, care compagne e cari compagni, in piedi, potere al popolo può essere, deve essere, uno strumento delle lotte, senza le quali non c'è spazio per noi, non c'è futuro per i nostri giovani. Contro la guerra tra poveri, potere al popolo. Popolare, 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 pop
chiamiamo Guido Lutrario a intervenire. Aggiungo solo una battuta: Nicoletta parlava delle grandi opere, non ci scordiamo che Savona, per cui tanto si sta combattendo, stanno combattendo, è in pregilo. I guai che hanno fatto a proposito di grandi opere la dice lunga sulla posizione dei 5 Stelle sulle grandi opere. Quindi penso che, come dire, non lo dire, ci siamo capiti, chi ci ha creduto ha preso un grande pacco. Dopo c'è Francesca Fornario. Siamo diventati il paese in Europa dove il tasso di disuguaglianza sociale è più alto che in tutti gli altri paesi. I governi di questi anni sono riusciti a dare a chi già stava bene molto di più e a chi stava male molto di meno. Questo taglio che divide nettamente il paese e che sta aumentando la ricchezza nelle mani dei ricchi e la povertà anche per chi lavora, anche per chi lavora tutti i giorni. Bene, questa cosa noi la dobbiamo tradurre in una rivendicazione collettiva. Ecco perché abbiamo detto il 13 giugno che vogliamo essere davanti al Parlamento, che vogliamo costruire una manifestazione popolare, perché si è aperta. Forse su questo ci dobbiamo riflettere. I nostri nemici di classe non se la stanno passando proprio bene, intanto perché i loro partiti sono andati in crisi e perché gli altri partiti, di cui giustamente hanno parlato bene chi mi ha preceduto, sono considerati inaffidabili. Ci sono delle crepe dentro questo sistema, le dobbiamo allargare queste crepe. Se nel contratto di governo il tema della casa, il diritto all'alloggio non c'è, se non solo come sgombero delle occupazioni, allora noi dobbiamo rivendicare il diritto alla casa, che è un diritto costituzionale, è un diritto fondamentale, e vogliamo le case popolari non solo per i più fragili, ma per tutti, perché abbiamo diritto ad avere un tetto. Se la questione del reddito è stata evocata per guadagnare il voto nel Sud e adesso si torna indietro, se i 17 miliardi che erano stati stimati per portare il reddito a milioni di persone sono stati tolti dal contratto di governo, beh, noi dobbiamo chiedere che un reddito contro lo sfruttamento e contro la ricattabilità del lavoro e del basso salario venga introdotto subito. Non vogliamo aspettare la riforma dei centri per l'impiego. Certo, centri per l'impiego pubblici ci piacciono, come no, invece delle agenzie interinali, ma non saranno i centri per l'impiego a garantire la creazione di posti di lavoro dignitosi, perché attraverso i centri per l'impiego, come anche attraverso le agenzie interinali, passa la distribuzione del lavoro a basso reddito, del lavoro senza tutele, del lavoro per cui si muore. E noi non vogliamo questo lavoro, vogliamo un lavoro vero. L'Italia è il paese nel quale il rapporto tra il lavoro pubblico e la quantità totale del lavoro è talmente bassa che ci vorrebbero 2,5 milioni di lavoratori pubblici per raggiungere paesi come la Francia o come l'Inghilterra. Non chiediamo tanto, ma c'è tanto lavoro stabile, dignitoso, che serve alle città e alle periferie, di cui noi vogliamo rivendicare il diritto. Le periferie si sono riempiti la bocca delle periferie, hanno fatto una commissione parlamentare che ha stabilito, al di là della sua versione securitaria, per cui è servita anche a fare i decreti Minniti, ma quella commissione non ha potuto nascondere che casa e lavoro sono le fonti primarie del disagio. E allora casa, lavoro, reddito sono le prime questioni fondamentali anche per tutti quelli che hanno sofferto le catastrofi naturali e che si trovano ancora in mezzo alla strada e non trovano risposta nelle zone terremotate, nelle zone alluvionate. Noi abbiamo bisogno, da parte del popolo, di riportare le questioni sociali al centro dell'attenzione. Hanno fatto un contratto di governo, ma il contratto con la gente normale, il contratto con i lavoratori, il contratto con la gente che il posto di lavoro non ce l'ha o vive di precarietà, quando lo fanno? Noi lo dobbiamo esigere. Ecco perché vi diciamo, è anche arrivato il momento di rompere una condizione di apatia, di prendere la parola e di metterci in movimento. Questa manifestazione noi la vogliamo fare a Parlamento aperto.
non di sabato, quando sono tutti chiusi. Ecco perché vi chiediamo lo sforzo di partecipare ad una manifestazione in una giornata dove si lavora, e quindi di organizzarvi per tempo, per essere a Roma, sotto il Parlamento, a rivendicare il diritto alla nostra piattaforma sociale, che è una piattaforma articolata perché si è costruita nel tempo attraverso le lotte e le battaglie che abbiamo condotto in questi anni. L'ultima cosa che vi voglio dire è che in queste battaglie ci sono anche tanti di noi che soffrono di un attacco pesante. Gli ultimi da parte nostra sono 5 attivisti che sono stati a cui è stato contestato un reato del codice Rocco. Sono saliti sul tetto dell'azienda e l'hanno definito sabotaggio industriale. Sono 5 facchini che lavorano nella logistica a Piacenza e da cui credo che debba andare un grande messaggio di solidarietà. Il 13 vi aspettiamo tutti a Roma. Potere al popolo. Grazie. A questo punto abbiamo Francesca Fornario e Sestri Levante, una rappresentante o rappresentante di Sestri Levante. L'assemblea. Compagni e compagni, perché siamo qui noi oggi? Perché ci siamo dati una missione storica altissima, che è quella di spiegare a Matteo Salvini che cos'è la legittima difesa, perché non lo ha capito. Noi siamo qui per legittima difesa perché siamo stati rapinati. Siamo stati rapinati. L'82% della ricchezza prodotta dai lavoratori anche l'ultimo anno è finita nelle tasche dei padroni, è finita nelle tasche dei capi. 200 miliardi ogni anno è la cifra che viene prelevata dalle tasche dei lavoratori e finisce nelle tasche dei grandi capitalisti. Questa, Matteo Salvini, anche grazie a te che hai votato i voucher, anche grazie a te che vuoi la flat tax, che vuoi far pagare a un miliardario le stesse tasse che paga una maestra, un metalmeccanico, un morto di fame. Questa, Salvini, è una rapina e voi siete ladri e noi siamo stati truffati. Per questo c'è potere al popolo. Ma non è solo Salvini. E guardate che noi sappiamo, noi facciamo una denuncia compiuta perché noi sappiamo come ci avete derubato, e se voi leggete il programma di Potere al Popolo è una denuncia. Voi ci avete derubato, non come ama scrivere Repubblica, perché c'era in Italia questo ascensore sociale bellissimo, ve lo ricordate? Che a un certo punto si è bloccato. O si è rotto? No, non si è rotto. In Italia è stato costruito un ascensore sociale che va solo in discesa. È stato scientemente costruito così. In Italia e in Europa, Giuliano Amato lo ha spiegato molto bene, ha detto: noi abbiamo costruito un sistema che impedisce di aiutare chi è in difficoltà. Questo hanno fatto dicendo che il debito frena la crescita, che poi si è scoperto che invece il paper tanto citato dei due economisti di Harvard, che dimostravano che i paesi che facevano troppa spesa pubblica poi non crescevano, era sbagliato, c'erano degli errori di calcolo in un file Excel, l'ha scoperto uno studente universitario. Che poi si è scoperto che il vincolo del 3%, lo sapete, il vincolo del 3% che noi ci siamo impegnati a ratificare nei trattati di Maastricht, quel vincolo del 3% al quale, mi preme dire, solo Rifondazione Comunista si era opposta in Parlamento, beh, è finto anche quello, è finto. Il suo inventore ha detto: è un numero che ho sparato a cazzo, non l'ha detto precisamente così, ma ha detto: me lo sono inventato, ve lo giuro, Gaia Bell. Una rapina, come quando entrano in casa facendo finta che sono carabinieri, invece poi ti derubano. Una rapina. L'ho detto: me lo sono inventato questo numero, perché 3%? Ma ai tempi io aiutavo Mitterrand e dice: senti, mi serve un parametro che sembri scientifico, perché qua i ministri mi chiedono di fare spesa pubblica. Dice: allora uno mi sembrava poco, 4 troppo, poi 3 era un bel numero perché mi ricordava la Trinità. Noi ci stiamo impiccando, le persone vanno in pensione più tardi e muoiono sul posto di lavoro o non vanno in pensione affatto, 11 milioni di italiani rinunciano alle cure mediche per questo motivo, per questa rapina, per questa falsità. Potere al Popolo è l'unica forza rivoluzionaria che vuole ribaltare il tavolo e che nel suo programma ha insieme tutte le riforme che servono, una vera riforma della fiscalità, non la flat tax, ma riportare gli scaglioni fiscali a quello che doveva essere nella Costituzione, la fiscalità. Le tasse devono pagare di più i ricchi e affatto i poveri, perché bisogna redistribuire la ricchezza. Queste, guardate, sono banalità per noi, ma non sono banalità là fuori. Allora noi abbiamo davvero una grande responsabilità storica, che è quella di tenere uniti tutti quelli che in questi anni hanno resistito, hanno lottato, chi nel suo sindacato, chi nel suo centro sociale, chi nel suo partito, di creare una casa comune per tutti, per fare quello che diceva Luigi De Magistris, che lui a Napoli ha dovuto fare da solo: opporsi al patto di stabilità,
facendo una delibera che dice: io assumo le maestre, sì, va bene, infrango il patto di stabilità perché la Costituzione mi impone di garantire i diritti costituzionali e rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di essere uguali, non di garantire il bilancio. Potere al Popolo parte con due grandi campagne che sono: uno, per le quali chiedo a tutti voi di impegnarvi, io lo farò in prima persona. Uno, quella per cancellare il pareggio di bilancio dalla Costituzione italiana, perché è in violazione della Costituzione italiana. Ci hanno impedito di fare spesa pubblica per creare un ulteriore mercato per i mercati. Vuoi la salute? Te la devi pagare, vai in clinica. Vuoi la pensione? Te la devi pagare. Vuoi il welfare? Chiedi alla tua azienda che ti faccia l'asilo nido. Così i privati fanno altri soldi. Potere al Popolo dice no, si deve tornare a fare spesa pubblica per garantire i diritti, ed è l'opposto di quello che dicono Salvini e Di Maio, l'opposto di quello che è stato fatto fino a questo momento. Nel programma di Salvini e Di Maio non c'è una riga sui contratti, sul fatto che il lavoro a termine ha sostituito il lavoro a tempo indeterminato, non c'è una riga sull'articolo 18, cioè sul fatto che hanno cancellato il diritto dei lavoratori italiani di non essere ingiustamente licenziati, così ce l'ho fatta andare in discesa. Allora impegniamoci in queste due grandi battaglie, che sono battaglie che ci uniscono, che uniscono tutti, perché dobbiamo noi produrre e creare questa unità tra tutti noi che siamo qui. Per me è più facile, perché io non ho appartenenze, non ho un partito, quindi lo faccio così, per me è più facile fare la colla, ecco, mi do proprio questo ruolo, voglio essere la colla, l'attack proprio, il Saratoga, che era pure più sexy. Io voglio fare la colla, facciamo tutti la colla, facciamola a partire da queste due battaglie: cancellare il pareggio di bilancio dalla Costituzione e cancellare la buona scuola, la cattiva scuola, con la LIP, la legge di iniziativa popolare. Ribellarci all'idea dell'alternanza scuola-lavoro, cioè di istruire dei servi che pensano che scioperare sia illegale e che sia legittimo il lavoro gratuito. Chiudo su questo: il lavoro gratuito è un'aberrazione, il lavoro va redistribuito, deve essere sicuro, bisogna lavorare meno e lavorare tutti, e quel lavoro deve essere retribuito, così come dice la Costituzione, che dice che ogni lavoratore ha diritto in ogni caso a una retribuzione che sia sufficiente a garantire al singolo e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Caro Salvini, caro Di Maio, con i voucher che voi volete reintrodurre ed estendere, i lavoratori italiani hanno lavorato guadagnando in media 500 euro non al mese ma all'anno. Questo è l'ascensore sociale che va in discesa. A Potere al Popolo, grazie. Lo riporterà su. Grazie a Francesca, perfettamente nei 5 minuti. Ora c'è l'assemblea di Sestri Levante, si prepari Maurizio Acerbo. Io intervengo a nome del gruppo di Potere al Popolo che si è costituito nel Tiguglio e nel Golfo Paradiso per le politiche, e stiamo lavorando adesso per le elezioni amministrative che ci saranno tra 2 settimane a Sestri Levante. Sestri è una cittadina della Riviera Ligure con una forte tradizione di lavoratori. Ci sono i cantieri navali, ci sono le acciaierie, ma ci sono anche i pescatori, ci sono anche i contadini. Qualcuno adesso lavora da anni ormai, va verso la direzione di una cittadina vetrina che vive 4 mesi all'anno sul turismo. Noi invece vogliamo che ritorni ad essere e a riacquistare la sua tradizione di città rossa. Per fare questo abbiamo costituito un bel gruppo, come dicevo, abbiamo seguito i criteri che abbiamo sempre utilizzato, decidendo collettivamente il programma ed eleggendo in un'assemblea pubblica una bravissima candidato sindaco che è Denise Baldi, che vi porta il suo saluto. Dentro questo gruppo ci siamo praticamente proprio tutti, perché ci sono ragazzi e ragazze, persone di tutte le età, alcune sono la prima esperienza politica, altri vengono dai movimenti, dai sindacati o dai partiti, c'è qualcuno che dai partiti è rimasto deluso e che aveva un attimo fermato la sua attività, e c'è pure qualcuno che dai partiti era stato espulso. Però dietro al Potere al Popolo siamo riusciti a lavorare con un entusiasmo e una coesione che io raramente avevo visto. Questa cosa ci ha ridato entusiasmo e prospettive. Chi conosce la Liguria sa che è una terra aspra, per coltivarla i nostri vecchi hanno costruito le fasce, i terrazzamenti. La sinistra è un po' come se fosse uno di quei muretti a secco che le contengono, che in qualche modo è franato ed è venuta giù. Dobbiamo ricostruirlo.
Le pietre in realtà sono già lì perché non le porta via nessuno. Può darsi che qualcuna sia cotta dal sole e vada sostituita. Qualcuna magari invece va messa in una posizione diversa perché se è venuto giù qualche problema probabilmente c'era. Noi crediamo che il nostro lavoro vada in questa direzione. E per farlo penso che abbiamo anche bisogno che a fianco al nostro pezzettino di muro ce ne siano altri altrettanto solidi al fianco perché possano contenere l'intera terrazza. Quindi quello che auspichiamo è che come noi abbiamo fatto in tutte in tutti i luoghi dove c'è la possibilità i compagni di tutte le organizzazioni lavorino per una costruzione di potere al popolo e non vadano in direzioni diverse che siano in qualche modo la riproposizione di vecchie logiche d'alleanza che secondo noi sono un po' anche la concausa del crollo di questo muro. Dico questo anche se specifico assolutamente che noi a Sestri abbiamo adottato la massima apertura, abbiamo parlato con tutti, anche con tutte quelle persone, quei compagni che poi hanno preferito rimanere con gruppi e organizzazioni che in qualche modo secondo noi costituiscono una stampella di sinistra del Partito Democratico. A tutti questi abbiamo proposto comunque un lavoro comune dentro a potere al popolo e non una logica di alleanze per un cartello elettorale. Costruire muri a secco e anche rimetterli in piedi è un lavoro che è molto duro. Non lo faremmo se la nostra prospettiva fosse solo quella relativa a Sestri Levante. Per noi la prospettiva è quella della ricostruzione completa di una rappresentanza politica di chi la rappresentanza non ce l'ha più. Crediamo che dal rapporto che abbiamo avuto con la gente, da quello che ci viene chiesto e da quello che portano come portato personale tutti quelli che si sono uniti a noi, questa rappresentanza deve avere alcune caratteristiche. Innanzitutto deve avere una caratteristica che venga percepita come nuova e di completa alterità con tutto quello che viene percepito come vecchia sinistra. Perché purtroppo lo sappiamo bene, anche per errori di tutti noi, in qualche modo per molti la sinistra, i comunisti, addirittura cioè, qualcuno li identifica con Renzi, col PD, con le coprosse. Per noi è assolutamente altro. E l'ultimo, questa rappresentanza deve inoltre avere caratteristiche di classe e affrontare chiaramente i nodi che l'oggi ci pone davanti. E questi per noi in questo momento sono principalmente, lo vediamo anche con, come hanno detto molti compagni, con quello che sta accadendo al nascente forse governo, quelli costituiti dalle gabbie della NATO e dell'Unione Europea. Questo in qualche modo, se riusciamo a fare questo, dandogli gambe con un'organizzazione, creando un'organizzazione con un tesseramento che gli dia gambe anche economiche, penso che potremmo rendere in qualche modo, la frase indietro non si torna, un vero andare avanti, non solo una cosina scritta lì da qualche parte con un cancelletto davanti, che però in realtà non vuol dire un belino. Grazie a tutti. Grazie. A questo punto abbiamo Maurizio Cerbo, segretario nazionale del PRC, e poi si prepari un momento solo Miriam Amato, consigliera comunale di Firenze. Allora, innanzitutto compagni e compagni, io credo che possiamo essere soddisfatti di questa due giorni. È un altro passo in avanti che facciamo rispetto all'impegno che ci eravamo assunti prima delle elezioni, cominciando il percorso di potere al popolo. Io in questi due giorni ho cercato di ascoltare le compagne e i compagni, anche quelli che la pensano in maniera molto diversa da me. Credo che abbiamo fatto potere al popolo perché non ne potevamo più di divisioni inutili, mentre volevamo una linea politica chiara su cui rimettere insieme tutte le compagne e i compagni che in Italia lottano contro il neoliberismo, contro un capitalismo di rapina, contro la distruzione dell'ambiente e dei beni comuni, contro una classe dirigente corrotta e venduta. Per fare questo c'è bisogno di mantenere fede al manifesto con cui abbiamo dato vita a questo movimento. Io non credo che abbiamo bisogno, poi ognuno è libero di farseli e 100 fiori sboccino e 1000 scuole gareggiano, di fare nuovi o diversi partiti comunisti, perché è l'unica cosa che non manca in Italia in questo momento. Quello che manca è una forza della sinistra di classe, delle comuniste e dei comunisti per combattere il nemico comune. E io credo che potere al popolo sia nato per questo. Ed è per questo che credo che tra di noi e ognuno tra le proprie fila dobbiamo fare ogni sforzo con umiltà per costruire dal basso quell'unità senza la quale
non si vince e non si è credibili rispetto alle classi popolari, che è anche responsabilità nostre se sono state consegnate al Movimento 5 Stelle in questi anni. Non è solo la responsabilità degli opportunisti che hanno fatto la sgabelli al centro-sinistra, è stata anche responsabilità di tutti noi che non siamo stati finora capaci di costruire un'alternativa come è accaduto in altri paesi europei. Per questo io credo che il buon Carlo Marx ci ha dato qualche lezione. Cioè, chi lo usa come santino da portare in giro come se fosse la Madonna o Padre Pio, noi invece cerchiamo di leggere quello che Karl Marx ha scritto e non solo di venerare le fotografie e metterci i ceri davanti. Karl Marx insegnava che il movimento reale, la sua crescita, è inversamente proporzionale alle sette e al settarismo. La corrispondenza tra quello che dici, che pensi, le ipotesi che fai e la realtà è data dalle lotte e dalle trasformazioni che riesci a fare. Quindi non è tra di noi da riprodurre la logica del confronto e dello scontro, ma della ricerca, mettendo ognuno insieme la propria cultura, la propria storia, le proprie esperienze, le differenti generazioni e provenienze, per trovare gli strumenti per lottare qui e ora in Italia, in Europa, per un'alternativa che oggi non c'è e di cui c'è assolutamente bisogno. E Karl Marx ci invitava non a essere settari, ma a essere radicali, cioè andare alla radice dei problemi. E la radice dei problemi è questo capitalismo neoliberista di rapina, nei trattati europei che hanno costruito un dispositivo di espropriazione di democrazia e diritti per tutti i popoli d'Europa, mettendoli l'uno contro l'altro, e chi sta in basso in lotta con chi arriva dall'Africa e dal Mediterraneo, distrutto dalle guerre imperialiste e dai progetti di destabilizzazione dell'impero. Ebbene, questo è quello che dobbiamo fare. Non abbiamo, cari compagni e compagne, bisogno che ognuno discuta di cosa si fa a casa dell'altro. Quindi ve lo dico chiaro e tondo: chi vuole discutere se sciogliere o meno Rifondazione Comunista si prenda la tessera e venga a votare ai nostri congressi, perché non ci è riuscito D'Alema e Occhetto nel 89, non ci sono riusciti Nichi Vendola, non ci è riuscito Cossutta di Liberto, e noi avremo tanti difetti, ma quello che facciamo lo decidiamo noi, e siamo pronti a costruire un movimento unitario delle classi popolari di questo paese, basato sul principio di una testa, un voto. Perché, come diceva Carlo Marx, il compito dei comunisti e delle comuniste è unire tutti i proletari e le proletarie che lottano. Noi ci saremo, e per questo abbiamo collaborato a costruire potere al popolo. Grazie. Grazie a Maurizio Acerbo. Ora c'è Miriam Amato, consigliera comunale di Firenze, e si prepari Valentina dell'Assemblea di Roma. Allora, wow, innanzitutto wow, perché vedervi da qui è impressionante. Io voglio ringraziare l'OPG che ha reso possibile questi due giorni, che è stata molto utile e che ha reso possibile questo progetto. Ringrazio ciascuno di voi però, perché in questo progetto può partire solamente se collaboriamo tutti attivamente. E questo è quello che è emerso ieri dai tavoli di lavoro, dove in tutti i dialetti, in tutte le lingue, in tutti gli accenti abbiamo parlato delle problematiche del territorio, però a partire da singoli problemi è venuta fuori una visione d'insieme, con molta competenza. Per questo credo che sia essenziale avere uno strumento su cui poterla condividere, questa competenza. Una proposta che è stata fatta, la ribadisco, è l'importanza di una moratoria al decreto legislativo del 2010 che riguarda l'inquinamento, che applica la direttiva europea 50 del 2008, perché inquinare entro i limiti di legge non tutela la salute pubblica, e noi possiamo fare la differenza chiedendo una moratoria a questo, perché abbiamo bisogno di proposte concrete per portare avanti la nostra battaglia. A Firenze è successa una cosa bellissima, e cito le parole delle mamme non inceneritori e dei comitati della Piana: senza gente non si decide niente. Siamo riusciti dopo 15 anni di lotta a bloccare l'inceneritore.
Ed è stata la popolazione che ha dato gli strumenti a quell'amministrazione che ha avuto il coraggio poi di seguire quella che era una richiesta che partiva dal territorio. Per questo noi, a partire da questa esperienza, anche ieri ci sono state diverse lotte che hanno avuto dei successi, dobbiamo cercare di costruire una casa nella quale accogliere con entusiasmo le nuove generazioni, ma anche tutti quegli attivisti che da anni lavorano sul territorio, anche non facendo parte di organizzazioni politiche, ma che da anni lotta comunque per difendere il proprio territorio. E noi questo lo possiamo fare, anzi noi questo lo dobbiamo fare, perché dobbiamo costruire una prospettiva per il futuro, sia per le nuove generazioni, sia per chi c'è già e sia per chi dovrà arrivare. Io ho usato il termine casa perché penso che è quello che serve, e lo hanno detto chi mi ha preceduto, l'importanza di trattare questi temi che sono i principi fondamentali della Costituzione, la casa, il lavoro, la sanità, la scuola, che sono lì sanciti e abbandonati. Perché abbiamo una politica anche su Firenze che persegue gli occupanti, cioè per la politica gli occupanti sono illegali. Li persegue penalmente e questo è inaccettabile. È illegale una politica che non ti consente di avere un tetto e questo deve essere chiaro. E la proposta del nostro sindaco, il sindaco Nardella, che poi sono anche incompetenti, ripercorre la strada di una proposta già fatta dalla Liguria che la Corte Costituzionale 3 giorni fa ha definito anticostituzionale. Quindi di dare una premialità prima agli italiani oppure in base agli anni di permanenza. Quindi loro propongono delle politiche che non sono attuabili perché sono anticostituzionali. Noi abbiamo molto più competenze di loro e noi possiamo veramente costruire un futuro diverso da loro. Però ieri io ho sentito parlare di rispetto, ho sentito parlare di trasparenza e l'intervento che mi ha preceduto ha detto chiaramente: noi decidiamo per noi. È riferito un po' a tutto quello che succede sui territori. Io credo che oggi stiamo disegnando un percorso nazionale condiviso e credo che sia essenziale che questo segni le basi delle linee guida per i territori locali, perché non si può costruire un percorso condiviso al nazionale e poi fare delle scelte politiche opportunistiche sui territori e dove ognuno solidifica le vecchie alleanze e non mette come prioritario potere al popolo. Noi vogliamo potere al popolo, creare potere popolare. Grazie, ora c'è Valentina dell'Assemblea di Roma, poi si prepari Giorgio Cremaschi. Come vedete sono molte le compagne che stanno intervenendo a differenza di quanto capita solitamente. Ciao compagni, vi porto il contributo dell'Assemblea Territoriale Potere al Popolo Roma. In preparazione di questa assemblea noi abbiamo fatto una riflessione sul modello organizzativo che ci siamo dati a supporto delle nostre lotte e su come vogliamo continuare. Ve lo propongo molto brevemente, poi troverete il documento completo sul sito. A parte le assemblee cittadine pubbliche aperte, noi ci siamo dotati di una forma organizzativa più operativa, ovvero il coordinamento cittadino. Si svolge anche questo in forma pubblica e aperta e offre la possibilità a chiunque, anche a chi non appartiene a nessuna organizzazione o partito, come per esempio me, di partecipare, dire la propria e impegnarsi direttamente. Con tutte le difficoltà che un coordinamento aperto può presentare, noi vogliamo comunque mantenere questa forma di apertura e inclusione, favorendo la partecipazione in modo da aumentare la conoscenza di ciascuno del lavoro globale che sta facendo Potere al Popolo e garantendo anche la trasparenza delle decisioni prese. Detto questo, Roma è una metropoli, quindi noi abbiamo anche dei gruppi locali, di municipio, di territorio, che con l'obiettivo di portare avanti il lavoro politico e sociale territoriale. E anche i gruppi territoriali sono sempre aperti e accolgono la partecipazione delle tante nuove persone che prima non militavano in nessun partito e che si sono riattivate grazie a Potere al Popolo. In due di questi territori, il terzo e l'ottavo municipio, per problemi tutti interni ai 5 Stelle che hanno fatto sciogliere le giunte municipali, si deve tornare al voto. E in tutti e due i municipi Potere al Popolo ha deciso in maniera entusiasta di partecipare a queste elezioni. Sì,
Vi voglio anche raccontare la decisione, come l'abbiamo presa. Io appartengo all'ottavo municipio, cosa simile per il terzo. E noi abbiamo deciso all'interno delle assemblee territoriali, non fuori, di partecipare alle elezioni. È stata una decisione entusiasta, ma che a un certo punto ci ha anche quasi un po' intimorito. E quindi abbiamo chiesto aiuto. E si è creato un fenomeno bellissimo, per cui all'interno delle nostre assemblee sono venute compagni di altri municipi, compagni da fuori, singoli che sono venuti per la prima volta. Abbiamo creato un coordinamento tra i due municipi che, pur agendo su un territorio di Roma distantissimo, hanno trovato però dei punti in comune, come la lotta per il diritto alla casa, il no alle speculazioni edilizie, e adesso con il supporto del coordinamento cittadino quella che era una decisione del territorio è diventata una lotta di potere al popolo Roma. Dopodiché noi abbiamo i gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro sono lo strumento concreto per portare avanti le nostre iniziative, le nostre lotte, e superare anche la frammentazione tra diverse iniziative che erano già in corso, facendo rete e portandole avanti congiuntamente. I gruppi già operativi sono sui servizi pubblici. A Roma stiamo cercando di combattere la privatizzazione del trasporto, dell'azienda di trasporto pubblico. Il mutualismo, che consideriamo assolutamente un asse portante del progetto di potere al popolo, sanità, ambiente, giovani, legge di iniziativa popolare sull'articolo 81, giustizia, scuola, questione di genere, casa. E nuovi gruppi si stanno formando, i prossimi saranno quelli sull'immigrazione e sui lavoratori dello spettacolo. Anche questi con l'intento di produrre iniziativa politica e azioni concrete. Scusate, ok, allora vado subito alle conclusioni. Come vogliamo continuare? Innanzitutto vogliamo continuare, abbiamo bisogno di continuare, come è stato detto ieri, e tutta l'energia che Potere al Popolo ha attivato, tutta la partecipazione che ha scatenato, noi la vogliamo portare avanti. Seconda cosa, noi vogliamo che le assemblee territoriali devono continuare a essere il fulcro di Potere al Popolo. È lì che si fa le lotte, è lì che i militanti si impegnano sul territorio ed è lì che vogliono decidere. Terza cosa, anche per identificare chi partecipa attivamente a questo progetto, chi lo sostiene, chi si impegna, chi dà il suo tempo, il suo entusiasmo, noi, anche noi, vogliamo un'adesione a Potere al Popolo. Dovresti noi ci diciamo... chiudere, grazie. È bellissimo condividere questa, con voi questa gioia collettiva, e noi la vogliamo manifestare contro anche l'individualismo tramite questa adesione a Potere al Popolo. Grazie, scusa. Non è simpatico, naturalmente, però... Allora, adesso c'è Giorgio Cremaschi, si prepari Marina Boscaino. Si presenti accompagnato dai genitori. Cremaschi accompagnato. Ecco, no, sì, io dai miei genitori, anzi dai nonni. Grazie di essere qui in questa bellissima assemblea, prima di tutto. Grazie a voi, perché Potere al Popolo c'è. Intanto bisogna riconoscerlo per la capacità dei compagni dell'OPG di avere fatto scoccare la scintilla, senza la quale noi non saremmo qui. E in secondo luogo c'è però, e dobbiamo esserne consapevoli, perché noi siamo parte di un'energia del popolo. Un'energia che c'è. Noi siamo qui perché questa energia popolare, per tanto tempo oppressa, venduta, tradita, imbrogliata, sta riconquistando la sua identità. Noi siamo questo, la riconquista dell'identità del popolo che lotta. Di questo dobbiamo essere consapevoli, siamo dentro quest'onda. Io, compagni e compagni, ho avuto la fortuna, grazie a Potere al Popolo, di poter andare la scorsa settimana in Venezuela, di partecipare al processo elettorale, e voglio dirlo qui, completamente democratico, alla faccia dell'Unione Europea e della NATO, e di portare lì la solidarietà anche nostra.
Voglio dire che da lì, viste da lì, le differenze che rompono la politica italiana non si vedono, anche quella europea. Viste dal Venezuela, sono tutti servi di Trump. L'Unione Europea, Trump, sì, litigano sulle cose tra di loro, non su come schiavizzare i popoli. E voglio dire, da questo punto di vista, visto che stiamo discutendo del governo del cambiamento e dell'opposizione, lo voglio dire subito, ferma, radicale, di fondo, che noi faremo a questo governo, anzi l'unica vera opposizione che ci sarà a questo governo. Voglio dire che ho sentito qui dire molte cose che condivido sul carattere reazionario, sugli imbrogli, però a me una cosa colpisce più di tutte. Sentendo continuamente parlare la parola cambiamento, dire la parola cambiamento, mi viene in mente quella celebre passaggio del libro Il Gatto Pardo, quello dove a un certo punto il nipote dice al barone: caro zio, dal barone che vorrebbe stare coi Borboni, e lui gli spiega invece che deve stare coi Savoia, e gli dice: caro zio, perché non cambi proprio niente, bisogna che cambi tutto. Ecco, io penso che il governo Lega 5 Stelle è il governo del trasformismo politico italiano. È il governo non del popolo, ma dell'imbroglio al popolo. E ci sono anche aspetti caricaturali. Permettetemi di citare un altro Marx, non Carlo, ma Grucio. Grucio Marx, il quale una volta disse, in una battuta rimasta celebre: questi sono i miei principi, non vi vanno bene, ne ho degli altri. Questo è Di Maio, questo è Di Maio per il governo moderno, Grucio Marx. Vedete, compagni e compagni, noi dovremmo costruire una forza di opposizione, ma voglio essere altrettanto chiari: senza mai confonderci con le cariatidi, con i morti viventi del centro-sinistra e di tutte le vecchie forze del passato. Mai confonderci con loro. Se c'è il governo Lega 5 Stelle, il governo più di destra della storia d'Italia, è colpa di Renzi, è colpa di Prodi, è colpa di Bersani, è colpa di D'Alema. Dobbiamo dirlo con chiarezza. Questo vale anche per il futuro. Vedete, compagni, abbiamo sentito qui l'intervento di De Magistris. Discuteremo sulle cose e come fare le cose assieme. Ma De Magistris è uno che è nato contro il centro-sinistra. Questo è il punto. Per me questa è una discriminante. Non ci venite a riproporre aggregati, accozzaglie, arcobaleni, ricostruzioni dell'unità della sinistra. Non ci interessa. Noi vogliamo costruire quello che in Italia non c'è: una sinistra popolare, di classe, di lotta, che metta assieme davvero tutti quelli che vogliono cambiare le cose e che sono contemporaneamente contro la versione Macron dell'Unione Europea, la Salvini e Di Maio, come contro la versione Merkel, Mattarella e compagnia. Grazie. Siamo contro tutti e due. Grazie. Chiudo. Grazie mille. Chiudo. Non mai detto un minuto prima. Come no, te l'ho detto, allora, ma ho visto loro. Allora, voglio solo salutarvi dicendo un'ultima cosa, telegrafica. Questa. Vedete, compagni, c'è una discussione tra di noi. Finiamo sempre a volte, diciamo, quasi sull'orlo della rottura, e poi stiamo assieme, perché questa energia, questa forza, per usare il linguaggio dell'Igedi, ci tiene assieme. Ecco, io voglio dire questo, compagni: abbiamo avuto polemiche e ci sono forze diverse, esperienze diverse tra di noi. Io me la sento di dirla così. Noi dobbiamo anche ringraziare quei partiti, quelle organizzazioni politiche che in questi anni, anche spesso prendendosi insulti e ridicolo, hanno retto stando da un'altra parte. A queste forze
Grazie. A queste forze dobbiamo chiedere a loro volta di investire tutte le loro energie, tutta la loro intelligenza, tutta la loro Grazie, capacità Giorgio. In costruire potere al popolo. Grazie. Non c'è altro. Grazie. Lo dico, sei in debito di un minuto e mezzo, quindi la prossima volta ti taglio prima, sia chiaro. Che qua lo noi pago non in facciamo Bolivares. Privilegi per nessuno. Dai, si scherza anche per rompere un po' il clima. Allora, ora c'è Marina Boscaino, poi il compagno o la compagna, rappresentante dell'Assemblea di Palermo. Grazie a tutti, abbiamo qui una grandissima opportunità e non a caso siamo tanti ad essere insegnanti, perché per la prima volta forse è possibile che la centralità dell'istruzione non venga solo evocata, come siamo abituati a sentir dire in tutti i programmi politici elettorali, ma praticata. Cioè, questa è la differenza da questo punto di vista che dobbiamo segnare tra noi e loro. Siamo tutti convinti di una serie di aggettivi che non sono retorica: una scuola laica, pluralista, pubblica, democratica, inclusiva. Questo è quello che ci tiene tutti quanti, studenti e lavoratori della scuola, in potere al popolo. La scuola e l'università, il reparto della conoscenza, l'istruzione sono state sottoposte a diktat europei che sono entrati con i tavoli degli anni 80, prima di tutto il famoso ERT, no? E poi che avevano già assorbito però da 20 anni prima la teoria del capitale umano della scuola di Chicago, che veniva elaborata addirittura all'inizio degli anni 60. Il capitale umano eravamo noi, eravamo gli insegnanti, eravamo gli studenti. Vuol dire nessuna possibilità di diventare altro, cioè di fare i conti con quello che crediamo della scuola pubblica, la cultura emancipante, il sapere disinteressato, ciò che ci rende capaci di decodificare criticamente messaggi complessi. Da ieri, facendo il tavolo che ho presieduto, potete parlare un po' a voce un po' più bassa, scusatemi che non capisco niente. Ieri il tavolo che abbiamo portato avanti sul welfare, inclusione, trasporto, istruzione, diritto all'abitare, si tenevano tutte per forza necessariamente attraverso un filo comune: la privatizzazione, la competizione, la valutazione, e tutto ciò portato avanti attraverso la necessità di omologazione ad un unico pensiero, il pensiero loro, non il pensiero nostro, il pensiero economicista giustapposto a quelli che sono i nostri diritti, i nostri bisogni, che noi dobbiamo continuare a richiedere in maniera assolutamente intransigente. Guardate, c'è una sintesi che è l'ultimo atto di questo percorso di destrutturazione, di decostituzionalizzazione di questi diritti e della scuola pubblica, che avverrà il prossimo anno e che è stato determinato attraverso due decreti legislativi della legge 107. L'anno prossimo gli studenti che dovranno fare l'esame di Stato saranno obbligati a svolgere i test invalsi da una parte e a dar conto dell'alternanza scuola-lavoro, cioè vuol dire questo una totale perdita di sovranità di un organo costituzionale che è la scuola statale, esattamente così determinata anche attraverso le parole di Caramandrei, cioè la scuola come organo costituzionale perde la sua funzione e la devolve a soggetti altri, a soggetti che non sono organi istituzionali e costituzionali e che sono fortemente subalterni al pensiero unico. Guardate che questo è una tragedia politica ed è una tragedia culturale, è una tragedia per la praticabilità di una cittadinanza consapevole in questo paese. Le campagne, l'ha già detto Francesca, le ripeto rapidamente, sono due, si tengono perfettamente, hanno una coerenza interna. Articolo 81, cioè il pareggio di bilancio deve tener conto dei diritti fondamentali della
delle persone, di noi che stiamo invece subendo questa assenza totale di attenzione e che si ripercuotono questa assenza di comprensione, di importanza e di centralità di questi diritti quotidianamente sulle nostre esistenze. Perché raccogliere le firme sulle due LIP? L'altra è per la scuola della Costituzione, non una legge perfetta, ma un tentativo di riportare la scuola nell'alveo della Costituzione. Questo ci potrebbe dare in autunno, perché saranno obbligati dalle loro dichiarazioni, ricordatevi che cosa ha detto il Presidente della Camera, non mi viene il nome, Fico, scusatemi, cosa ha detto Fico sulle leggi di iniziativa popolare? Ma c'è un obbligo che le commissioni competenti in Senato discutano le leggi di iniziativa popolare, ci permetterà di portare questi due testi, se riusciremo a raccogliere 50.000 firme, e di riportare una centralità e un'enfasi su due temi, quelli della scuola pubblica, della scuola statale, della scuola della Costituzione e quella dell'abolizione del pareggio di bilancio. Grazie, Marina. In Costituzione firmate, ce ne gioveremo tutti come potere al popolo, come singoli individui, come soggetti che stanno qui dentro. Firmate e fate firmare, i moduli sono scaricabili, si devono vitimare, si deve portare a termine. Grazie. Una raccolta firme che si concluderà a metà di luglio. Grazie. Grazie Marina, e naturalmente firmiamo tutti anche per far bella c'è figura. C'è il banchetto all'ingresso. Potere al popolo lo vediamo anche nella capacità delle firme. Un attimo che ti presento. Ora, a differenza del compagno che comunque vorremmo ringraziare, che avrebbe rappresentato l'Assemblea di Palermo, che ha rinunciato, perché stiamo facendo, come vedete, fatica, e vi chiedo scusa per... Ora c'è un intervento molto particolare rispetto alle nostre consuetudini, ovvero un intervento diviso in due tempi. Uno lo farà la compagna Antonia Romano con metà tempo, che è contratto di governo e donne, e il secondo tempo lo farà Carla di Democrazia Atea, contratto di governo e laicità. Impariamo. Grazie. All'indomani della vittoria del referendum per la legalizzazione dell'aborto, che ha consegnato alle donne irlandesi in lotta una doverosa e non facile vittoria, il mio intervento vuole essere un appello a tutte e a tutti noi qui presenti e anche a chi ci segue in streaming, affinché Potere al Popolo sia un movimento politico, sociale e femminista, e lo dichiari. Oggi più di ieri abbiamo bisogno di lottare per l'equità salariale delle donne, perché le donne abbiano anch'esse accesso a carriere professionali come gli uomini, perché anche le donne abbiano voce e spazio in tutti i luoghi decisionali delle istituzioni, dei movimenti, dei collettivi, dei partiti. Sono trascorsi 40 anni dall'approvazione della legge 194, legge mai completamente applicata, che ha decriminalizzato l'aborto in Italia, e ovunque assistiamo all'oltraggio dei camioncini pro-life che cercano di rappresentare coloro che vogliono portare le lancette dell'orologio all'epoca delle mammane e delle donne che morivano di aborto, in un'epoca in cui le donne muoiono di femminicidio, una ogni 60 ore in media in Italia, sono le donne che vengono uccise da partner ed ex partner. Allora, di questo non c'è menzione nel contratto di questo governo giallo-verde tendente al nero, non c'è alcuna menzione, anzi si parla di un ruolo delle donne secondo uno stereotipo di genere che ci vuole riportare al ruolo di cura, al ruolo di donne, di persone che sfornano figli e figlie in nome di una famiglia cosiddetta tradizionale, per la quale noi dovremmo fare figli dietro una preoccupante preoccupazione per la denatalità che nasconde di fatto un concetto di razza che non si è mai evoluto verso un concetto di umanità. Allora,
io a chi gira con i camioncini pro-life, a chi ci vuole riportare indietro, noi dobbiamo rispondere: obiezione respinta, aborto libero, gratuito, accessibile a tutte le donne che liberamente ne facciano richiesta. Velocemente, per non perdere tempo, molto velocemente, dobbiamo darci un modello di società e non possiamo prescindere dalla Costituzione, ma non possiamo prescindere neanche dai diritti umani. E i diritti umani inglobano e fondano le democrazie sul principio di laicità. E non dobbiamo pensare che sia soltanto un principio teorico, perché l'assenza di principio di laicità è quello che fa sì che in tutti gli ospedali italiani non ci siano medici non obiettori. È questo il principio di laicità che deve impedire alle aziende sanitarie di assumere medici che hanno queste complicazioni religiose. Allora i modelli di società li dobbiamo anche raffrontare rispetto ad una globalizzazione che ci porta a dire che in realtà c'è una criminalizzazione della donna che decide di interrompere la gravidanza, che va dalla Polonia al Ruanda, mentre invece c'è la Svezia che nei confronti dei medici che hanno delle legittime perplessità rispetto all'obiezione di coscienza non consentono loro di fare i ginecologi. Quale modello dobbiamo avere? Polonia, Ruanda o Svezia? È questa la decisione. La scuola laica, Marina parla di scuola laica, la scuola che proponiamo con la LIP è una scuola laica, ma l'assenza del principio di laicità non permette a chi vuole formarsi una coscienza critica di poter decidere di non avvalersi della religione cattolica, perché viene messa negli orari curricolari, perché viene reso impossibile ai genitori prelevare i bambini quando è a metà delle lezioni. Aggiungo le commissioni di esame adesso saranno fatte, composte da insegnanti di religione che decideranno il punteggio dei nostri ragazzi in sede di maturità, e questo lo trovo gravissimo, perché ogni studente non ha la forza per potersi ribellare a queste cose. Non c'è un solo aspetto delle nostre lotte mutualistiche che debba trascurare il principio di laicità. Parliamo del diritto all'abitazione. Roma, il 25% del patrimonio immobiliare romano è nelle mani delle strutture cattoliche, e le strutture cattoliche non vengono tassate. Gli asili nido devono poter essere istituiti con gli oneri di urbanizzazione secondaria, e gli oneri di urbanizzazione secondaria sono gli stessi che i comuni danno alle abitazioni cattoliche degli istituti religiosi cattolici per le ristrutturazioni, togliendoli all'asilo nido. Non c'è un solo principio che con più disatteso del principio di laicità in Italia. Uno solo che ci potrà dare la differenza tra la civiltà e il medioevo barbaro. Grazie, grazie. Diciamo, anche questo rientra nello spirito dell'innovazione, del parlarsi e condividere magari un intervento. Ora la parola a Locantore, di Sinistra Anticapitalista, e prego tutti quelli che sono iscritti di tenersi in zona, e quindi scusate, Carolina Zorzella, noi restiamo dopo. Allora, io credo che in primis da un'iniziativa come questa, da questa assemblea, debba arrivare un messaggio a quelle compagne e compagni che, sbagliando e non vedendo un'alternativa, hanno creduto nella passata stagione che il Movimento 5 Stelle potesse costituire una forza antisistema, una forza a cui anche, diciamo, dei settori di classe potessero appoggiarsi per arrivare a certi obiettivi. Io credo che il messaggio che dobbiamo mandare è chiaro. Compagni e compagni, si può sbagliare, tutti possiamo sbagliare, probabilmente anche qualcuno di noi aveva nutrito qualche illusione,
ma oggi bisogna fare una scelta. I 5 Stelle sono protagonisti di un governo di destra e reazionario, per cui o si sta da quella parte o si sta dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori, dell'opposizione, dell'opposizione sociale. Un governo che ha il suo, la sua caratteristica reazionaria e di classe in due questioni: giustizialismo e razzismo da una parte, e dall'altra le proposte, proprio le proposte di politica economica, a partire dalla flat tax. Perché se questo governo andrà in contraddizione con l'Unione Europea e con i banchieri, non lo farà sul reddito di cittadinanza o su altre misure che propagandisticamente avevano scritto nei programmi elettorali, lo farà sulla flat tax, che è un provvedimento che costerà decine di miliardi, un provvedimento iniquo socialmente e che in più verrà pagato sempre dai soliti, perché quelle decine di miliardi che costerà la flat tax corrisponderanno in ulteriori tagli ai servizi pubblici, al welfare, all'istruzione, alla sanità e quindi al salario indiretto dei lavoratori. Quindi io credo che noi dobbiamo prendere esempio oggi dalle lotte che stanno conducendo in Francia le lavoratrici, i lavoratori, gli studenti contro il governo Macron, contro le proposte di privatizzazione del servizio ferroviario, e che stanno raggiungendo una importantissima, fondamentale convergenza delle lotte. Convergenza delle lotte, questa è la parola d'ordine del movimento francese, che proprio ieri, mentre noi eravamo qui in un'assemblea, è andato all'ennesimo sciopero generale e a manifestazioni di piazza partecipatissime, grazie appunto alla convergenza delle lotte, convergenza fra settori sociali diversi nel costruire l'opposizione al governo Macron, fra organizzazioni sindacali e politiche diverse nel costruire un grande movimento d'opposizione. Ed è quello da prendere ad esempio, ed è quello che dobbiamo fare, che Potere al Popolo dovrà fare in Italia nella prossima stagione. Nelle prossime settimane quindi dovremo essere in piazza con il governo, dovremo essere sui luoghi di lavoro. Io lo dico per le compagne e i compagni che sono iscritti in CGIL, che si sta aprendo il congresso della più grande organizzazione sindacale d'Europa, un'organizzazione la cui burocrazia e i cui gruppi dirigenti portano la responsabilità principale delle sconfitte e degli arretramenti dei lavoratori, ma quel congresso sarà occasione per andare a parlare con centinaia di migliaia di lavoratori e portare un'opzione alternativa, un documento congressuale alternativo che ricalca quelle che sono molte delle proposte che noi abbiamo messo nel programma elettorale di Potere al Popolo. Per fare tutte queste cose, per costruire una confluenza, un grande movimento di opposizione al governo della destra, serve un movimento organizzato, serve riprendere l'ispirazione del grande movimento di massa che abbiamo avuto in Italia, il movimento altermondialista, il movimento dei social forum. Per questo io credo che non ci servano le spinte, anche a volte forzate, a costruire con Potere al Popolo un nuovo partito. Ci serve invece di costruire un nuovo grande movimento di massa plurale, un movimento organizzato che esprima i propri delegati revocabili e a rotazione, che esprima i propri coordinamenti, ma che rimanga un movimento aperto a tutte e a tutti quei lavoratori che ancora non ci conoscono, a tutti quei lavoratori che ancora non percepiscono l'utilità della nostra proposta, perché l'unica alternativa al governo delle destre e al neoliberismo e l'Unione Europea è l'alternativa che può venire dalla spinta e dall'unificazione delle classi popolari, delle lavoratrici, dei lavoratori, degli studenti e della lotta di massa. Grazie. Ora c'è Carolina Zorzella di Noi Restiamo, e si prepari, scusate perché stiamo, chi si prepara? Eleonora Forenza. Ciao a tutti e tutte. In questi due giorni si è parlato molto di immigrazione, quindi il business dell'accoglienza, gli infami accordi del PD firmati da Minniti con la Libia. Io vorrei però spostare l'attenzione un attimo sull'emigrazione.
sull'immigrazione che caratterizza le fasce giovanili del nostro paese, che la maggior parte delle volte è una scelta forzata, che non rientra nel diritto alla mobilità, non è una scelta, non è tantomeno volontaria. È un problema strutturale, che noi individuiamo come strutturale, nel senso che è direttamente collegato con la ristrutturazione del sistema economico europeo in un'Europa a due velocità, quindi un centro-nord che chiede manodopera altamente qualificata, altamente specializzata, e una periferia a sud sul Mediterraneo che invece deve fornirla al centro-nord. Quindi è un problema che non è mai stato risolto, né è presente nell'agenda politica, anzi è sempre stato implementato, incrementato dalle scelte dei governi sia a livello nazionale che a livello comunitario. Le generazioni giovanili che si spostano per lavoro, per studio, per vivere poi, insomma, ci troviamo di fronte a numeri preoccupanti, nel senso che negli ultimi 10 anni il numero è raddoppiato e il saldo migratorio, quindi la differenza fra chi esce e chi entra nel nostro paese, si va assottigliando sempre di più, è diventato pari a poche decine di migliaia di unità. E quindi questo è un dato molto importante da tenere in considerazione se vogliamo contrastare efficacemente la vulgata razzista e xenofoba agitata in campagna elettorale dalle forze politiche. Inoltre, appunto, un altro dato importante è la composizione di questa migrazione, quindi altamente qualificata, che va a rispondere della domanda di manodopera del centro Europa, e quando in realtà noi del sud Europa ci relegano un ruolo marginale di periferia. Dunque non dobbiamo arrenderci passivamente a soluzioni che siano individuali e facili, ma dobbiamo lavorare, essere al passo coi tempi per cercare soluzioni, proposte che siano collettive, plurali, di rottura con lo status quo. Proposte collettive che sappiano mettere insieme però tutti i pezzi dello sfruttamento, tutti i settori sociali più deboli, e che sappiano ricomporre, insomma, perlomeno tentino di farlo, di ricomporre un blocco sociale in crisi e disgregato. Queste proposte non sono assolutamente quelle di sindacati complici che hanno contribuito allo smantellamento del mondo del lavoro, alla sfiducia dei lavoratori nei confronti delle organizzazioni sindacali, e che hanno fatto solo 4 ore di sciopero di fronte all'abolizione dell'articolo 18. Tantomeno le scelte di una sinistra complice e subordinata alle direttive antipopolari dell'Unione Europea. Quindi per tutti questi motivi saremo il 13 giugno in piazza, come ricordava prima Guido Lutrario. Saremo lì per chiedere casa, lavoro, diritti, una scuola aperta e pubblica, accanto a tutti i settori sociali deboli, quindi precari, disoccupati, migranti, lavoratori sottopagati, sfrattati senza casa, e anche ovviamente a tutto il mondo della formazione, in modo tale che il 13 giugno possa essere un momento di confronto, di unione fra tutti questi pezzi di sfruttamento. E di qui mi permetto anche di rilanciare, di sottolineare la proposta avanzata ieri da Potere al Popolo Torino per la creazione di un coordinamento nazionale che nasca con un'assemblea proprio a Torino, che nasca con un'assemblea a Torino e che appunto si proponga di lavorare e di indagare efficacemente i problemi della scuola e del mondo della formazione oggi. Grazie a tutti e potere al popolo. Grazie. Grazie. Ora la parola a Eleonora Forenza, e si prepari un rappresentante o una rappresentante di Napoli, direzione opposta. In primo luogo voglio ringraziare tutte e tutti noi per questa 2 giorni straordinaria, ricchissima, le compagne e i compagni di OPG che ci hanno permesso di tenere questa 2 giorni in questo spazio, e vi voglio ringraziare anche per un altro motivo che accennavo ieri nei gruppi di lavoro. Sono stata invitata martedì a una riunione che si terrà a Strasburgo a seguito della dichiarazione di Lisbona con Francis Sumis, blocco di Schierda e Podemos, a parlare di quello che succede in Italia. Ecco, finalmente parlando di quello
quello che succede in Italia, non dovrò raccontare la sfiga, ma potrò raccontare del fatto che c'è un movimento politico e sociale che si è messo in cammino, che lotta, che vuole partecipare da protagonista alla costruzione di un movimento rivoluzionario e democratico in Europa per rompere la gabbia dei trattati e praticare quotidianamente insubordinazione. Credo che questo sia un dato importantissimo e che oggi usciamo da questi due giorni convinti di essere l'opposizione politica e sociale a questa Unione Europea e anche al populismo penale che sta andando al governo in Italia. Lo dico perché abbiamo tenuto un tavolo sulla giustizia che io reputo fondamentale, fondamentale anche perché qualcuno di noi aveva qualche perplessità sul punto 15, sull'abolizione del 41 bis. Io sinceramente non ne ho mai avuta, ma per un motivo: perché in virtù di quel benedetto tesserino parlamentare ho potuto vedere con i miei occhi che cosa succede nelle sezioni di alta sicurezza, ho potuto vedere con i miei occhi qual è la condizione delle persone soggette a 41 bis, delle persone recluse nei CPR anche se sono richiedenti asilo, ho potuto vedere i compagni e le compagne che sono rinchiuse in tante situazioni, in un'ultima a Piacenza, e solidarizzare con loro. Allora io credo che un nostro compito sia rendere, qualcuno diceva, l'essenziale invisibile agli occhi, ecco, sia rendere visibili quelle vite invisibili. Io voglio che questo sia un punto fondamentale di Potere al Popolo, così come un punto fondamentale è tornare a rendere legittimo quel conflitto che vogliono rendere illegittimo. Chiedere e praticare, dico io, autodeterminazione, come hanno fatto con grande risultato le compagne irlandesi, come fanno tutt'oggi le compagne argentine che lottano per il diritto all'aborto e insieme lottano contro le politiche del Fondo Monetario Internazionale e di Macri. Loro lo chiamano femminismo popolare. Ecco, l'ha detto benissimo Antonia, per me la rivoluzione o è femminista e non è, o non è. Io vorrei che Potere al Popolo costruisse femminismo popolare. E allora, e chiudo su questo, io voglio interloquire con una cosa che diceva Giorgio. Io non solo, Giorgio, penso che sia chiuso, e aggiungo per fortuna, il ciclo dell'unità della sinistra. Penso che sia finito anche il ciclo delle sommatorie. Sono d'accordo con te. Non ci devono essere quote riservate ai partiti negli organismi dirigenti. E sono qui con tutto il mio entusiasmo, con i due neuroni che ho in testa, perché diciamo qualcuno diceva entusiasmo, intelligenza, non mi permetto, ma i due neuroni sì, a provare a dare il mio contributo a costruire Potere al Popolo. Io provo a consigliare solo una cosa: non facciamo un errore. Gramsci parlava della necessità dell'entusiasmo, io ne sono convintissima, ma parlava anche della necessità per i dirigenti di saper ascoltare. Ascoltiamoci, compagni, ascoltiamoci. Faccio un esempio, io Viola la cito molto spesso, lei non lo sa, ma a partire dal fatto... In bene. No, poi quando ci dobbiamo scazzare, tanto ce lo diciamo in faccia. A proposito del fatto che il mutualismo non è una pratica sociale, ma è una pratica politica. Penso che sia un risultato, anche frutto dell'ascolto, se la questione del reddito, che all'inizio del nostro programma era messa sotto l'intramenia, oggi sia diventata qualcosa per cui ci convochiamo il 13 giugno a manifestare. Per me, che ho sempre sostenuto il reddito di autodeterminazione, è un passo in avanti ed è frutto dell'ascolto. Chiudo, Rosa. Allora, io penso, anche questo l'ho imparato nel movimento, a non farmi dividere tra i buoni e i cattivi, no? Allora, non facciamolo neanche qui.
Non dividiamoci tra i buoni e i cattivi, tra quelli che fanno e i burocrati, cioè i giovani e i vecchi. Io voglio costruire potere al popolo senza che nessuno sia messo alla porta, ma insieme trovando la strada lungo cui camminare. Grazie. Napoli. Allora, Napoli direzione opposta, e si prepari prima la rappresentare prima le persone. Grazie. Credo che stamattina abbiamo ascoltato delle proposte molto importanti, soprattutto dal tavolo, dal lavoro che è stato fatto nei tavoli di ieri, del tavolo mutualismo in particolare, del tavolo organizzazione. Credo che siano venute fuori dei contenuti interessanti che fanno ben sperare, diciamo, sul proseguio di questo percorso. Noi l'abbiamo detto fin dall'inizio, la forza di Potere al Popolo è stata quella di presentarsi, di attivare una speranza, ma non solo una speranza, ma anche un entusiasmo rispetto a un'opzione concreta, quella di costruire una forma di organizzazione. È un aggregatore, un intensificatore delle lotte sociali e di tutti quei soggetti, un punto di riferimento per tutti quei soggetti che ogni giorno sui territori costruiscono forme di resistenza alla crisi, alla sofferenza sociale, all'attacco ai diritti sociali. Ma soprattutto, diciamo, l'elemento distintivo interessante è stato la proposta, la capacità di rompere con gli schemi e con un habitus mentale che ha diciamo, contribuito a distruggere e a mettere all'angolo i movimenti sociali e la sinistra in questo paese. Credo che, lo diciamo sempre, che questa ricchezza vada preservata, conservata. È fondamentale, diciamo, rispetto a questo, non cedere, è stato detto in più interventi, non cedere alla tentazione dell'autoreferenzialità, all'illusione dell'autosufficienza. Scusa compagno, scusate, è vero che siamo all'aperto, ma non è che ognuno fa quello che gli pare, fa le riunioni che gli pare. Vi chiederei per la cortesia, se volete parlare, di andare in fondo e fuori, perché il compagno sta parlando a tutte quante noi, non vorrebbe disturbare le vostre chiacchiere. Grazie. Dicevo, è stato ripetuto in più interventi, è fondamentale non cedere alla tentazione dell'autoreferenzialità e a pensare di essere autosufficienti. In questo momento, come Potere al Popolo, ma come persone, abbiamo bisogno che in Italia riparta un ciclo espansivo delle lotte sociali, riparta un ciclo di mobilitazioni di massa, e sicuramente Potere al Popolo può essere un attore che spinge sugli elementi di convergenza, così come sta avvenendo in altre parti d'Europa, affinché questo ciclo di lotte espansivo riprenda nelle scuole, nei luoghi di lavoro, sui territori. Viviamo in un mondo dove si racconta la sofferenza, la paura, l'odio, ma in cui ci sono ogni giorno persone che sui luoghi di lavoro, sui territori, resistono ogni giorno a questa, alla crisi, e si propongono anche di costruire un'alternativa. Ci sono sui territori tantissime forme di resistenza, di solidarietà e di creatività sociale che spesso si costruiscono in forma spontanea, e che Potere al Popolo deve provare a intercettare, a mettere assieme e a costruire degli strumenti affinché queste esperienze, che spesso neanche conosciamo, si parlino. Per fare questo è fondamentale riprendere un lavoro forte di inchiesta, perché viviamo in un paese dove la composizione sociale del lavoro si sta trasformando, è cambiata. Abbiamo bisogno di riprendere gli strumenti dell'inchiesta e di capire che cosa è cambiato nella pancia di questo paese. Abbiamo visto nascere, crescere e affermarsi delle macchine politiche come il Movimento 5 Stelle, che hanno fatto della conquista di un consenso trasversale la ragione della loro forza. Noi dobbiamo capire come smontare quel meccanismo, quella macchina. Abbiamo visto parlare a gran voce sulle interviste del Guardian le gole profonde di Cambridge Analytica, che ci raccontavano come oggi un'azienda può, attraverso la profilazione socio-psicologica dei profili sui social network, indirizzare il consenso e l'agenda politica dei governi, e loro annunciano di averlo fatto con le elezioni di Trump e con la Brexit. Al di là, diciamo, dell'efficacia o meno di questi annunci, quello che noi dobbiamo riflettere su una cosa: nessun gestore di una compagnia di analisi dei dati o di un blog, come è stato il blog del Movimento 5 Stelle, ha oggi la capacità che abbiamo noi di andare a parlare con le persone nei quartieri popolari, di andare a parlare con i mercati, di fare i picchetti contro gli sfratti e i picchetti di sciopero. E questa è la ricchezza. Quindi questo non significa che dobbiamo rifiutare, che non ci dobbiamo confrontare con questo tema, ma che dobbiamo partire da quella che è la nostra ricchezza e riappropriarci anche di un know-how tecnologico per capire come potenziare questa forza. Sono stati sollevati più temi. Credo che Potere al Popolo, per riassumerli in tre, Potere al Popolo
deve chiedersi come essere un'agenzia che favorisce, che costruisce le condizioni per un'espansione delle lotte. Oggi in Italia abbiamo le lotte dei migranti che resistono ogni giorno al razzismo, è un sistema che li vuole, diciamo, che li vuole distruggere le loro vite. Abbiamo i movimenti transfemministi, abbiamo i precari che si auto-organizzano sui luoghi di lavoro e costruiscono forme di sindacalizzazione inedite. Noi da tutte queste forme dobbiamo apprendere, dobbiamo capire come metterle in connessione e come costruire le condizioni per la loro espansione. Come mettere a disposizione, è stata sollevata la questione del mutualismo, credo che una domanda fondamentale che dobbiamo farci è come fa potere al popolo a mettere a disposizione risorse, energie e saperi, risorse economiche, progettuali, intellettuali, per far sì che le esperienze di mutualismo si moltiplicano sui territori e da una forma marginale di resistenza diventino una nuova forma politica di organizzazione di massa. In ultimo, le nuove istituzioni, stiamo facendo l'assemblea in un posto come l'ex OPG, ce ne sono tanti altri a Napoli che hanno provato a fare un passo in avanti, non a qualificarsi come centri sociali, ma come nuove istituzioni riconosciute dalla città. Questo è un altro interrogativo che porci, e fa bene chi, come ha fatto Guido e come hanno fatto altri compagni, a rimarcare l'attenzione sulle lotte che ci sono e sulle campagne che ci sono in atto, perché credo che un meccanismo di organizzazione parti anche da queste cose concrete. Grazie, scusate se sono... Allora, ora c'è la rappresentante di... Allora, non troviamo prima le persone, nel senso che magari è andata a prendere qualcosa, quindi aspettiamo dopo. E diamo quindi la parola a una compagna o un compagno dell'ex OPG che ci sta ospitando. La compagna o il compagno, in questo caso è un compagno, si chiama Saso, non so se lo conoscete, e mentre prende la parola il compagno Saso, volevo anche dire a tutti che il 2 giugno c'è un'altra manifestazione, naturalmente il 2 giugno è molto simbolico e quindi di manifestazioni se ne fanno molte, a Camp Derby. E Potere al Popolo sta organizzando, Potere al Popolo diciamo del territorio, la partecipazione, invitiamo tutti a partecipare, le modalità di partecipazione sono sul sito di Potere al Popolo. Grazie, ma comunque io ho una parte femminile molto sviluppata, quindi cioè sono contento. No, senza perdere tempo che mi cronometrate, tra l'altro essendo saltato un intervento mi stavo preparando il mio, quindi scusate se sarò un po'... di sicuro quello che ci tenevamo a fare era ringraziarvi, perché abbiamo sentito, diciamo, spesso in questi 2 giorni un ringraziamento. Io dico la verità, lo stesso ringraziamento che voi avete fatto all'OPG non soltanto lo facciamo noi a voi, ma io ci tengo in particolar modo a farlo a tutti i compagni più piccoli, le più piccole, che hanno gestito loro da sole questa struttura, perché i grandi erano impegnati, diciamo, hanno fatto un lavoro incredibile, sono ragazzi che spesso militano da 6 mesi, da 3 mesi, è una cosa che personalmente a me tocca parecchio, perché è la dimostrazione che, come dire, ci abbiamo, ogni essere umano, come diceva Gramsci, ha una vocazione a questa dimensione politica. Io cerco di dire poche cose perché sono d'accordo con tantissime di quelle che sono state dette. Credo che questa sia stata una 2 giorni incredibile. Basta citare un dato: i 7 tavoli di ieri, con una media di quasi 40 interventi a tavolo, se non sbaglio, diciamo, fa 280 interventi, 280 persone che hanno preso parola. Poi magari qualcuno ha parlato su più tavoli, ma è una cifra enorme, diciamo, ci mettiamo anche quella di oggi, è una cosa clamorosa. Per tanto tempo abbiamo parlato, tanto tempo, i report secondo me restituiscono, oppure questo mi ha colpito. Io ho partecipato a un tavolo, nel frattempo se ne tenevano 3, ho letto i report e dicevo, cazzo, è quello che avrei detto io, voluto io, se fossi stato a quel tavolo. Cioè c'è stata una sinergia politica impressionante, dimostrazione che quando uno ragiona a partire dalle cose, a partire dalle contraddizioni materiali, ci si ritrova sempre, non c'è, diciamo, da farsi pippe, le cose stanno lì.
Una cosa che a me è piaciuta tantissimo, mi piace tantissimo di Potere al Popolo, io penso che sia l'indovinare, il trovare finalmente una propria temporalità. Sembra una cosa molto complessa, ma guardate, noi abbiamo fatto movimenti tutta la vita, la cosa che ci mancava era questa: spesso i movimenti reagiscono a qualcosa che accade, no? Il movimento contro la riforma del lavoro perché qualcuno ti ha fatto la riforma del lavoro. Quando tu arrivi a contestare quella riforma del lavoro è già troppo tardi. A volte ci puoi riuscire se sei forte, se sei bravo, ma è tardi perché nel frattempo ti hanno già minato le possibilità di resistenza e ti trovi a fare una cosa tutta in difesa, tutta per resistere. Ecco, per la prima volta io credo che ci sia, non dico per la prima volta perché magari qualcuno si offende, per la prima volta che ho vissuto io nella mia piccola esperienza, diciamo, di militante, trovo che ci sia qualcosa che vuole andare oltre. Ecco, forse non per la prima volta, perché anche il movimento, il social forum, il movimento No Global era così, cioè non è soltanto una resistenza, è un'offensiva. Per la prima volta noi iniziamo a dire quello che noi vogliamo, non soltanto quello a cui vogliamo rispondere. Questa roba è molto importante. Capire la nostra temporalità è una cosa complessa, perché da un lato in questi mesi io mi sono sentito dire spesso ma voi volete correre troppo, e c'era una parte in me che impaziente dicevo sì, ma non ti accorgi che noi non è che noi vogliamo correre troppo, noi vogliamo correre perché siamo in ritardo di 10 anni, di 15 anni, di 20 anni. E quindi da un altro lato io mi devo rendere conto effettivamente, e questo vi giuro è un esercizio di pazienza che io faccio su di me, che effettivamente poi non tutti abbiamo ancora la stessa temporalità. Potere al Popolo è l'inizio di una temporalità comune, ma queste temporalità vanno accordate perché ognuno ha la sua storia, ognuno ha la sua provenienza, quindi deve fare un po' i conti con tutto questo. Ecco, io penso che in questi due giorni siamo riusciti a fare una cosa incredibile, che è mettere insieme la temporalità del nostro progetto, di un progetto che finalmente non ragiona su una scadenza elettorale, su una scadenza mobilitativa, su una data in cui devi riempire una piazza, ma ragiona sulla prospettiva che io mi voglio dare da qui a 5, a 10 anni, perché dobbiamo iniziare a ragionare in quest'ottica qua di ricostruire una generazione, di ricostruire un popolo. La temporalità delle diverse componenti, da chi non faceva politica, a chi si è avvicinato adesso, a chi l'aveva abbandonata, a chi ha continuato sempre in un'organizzazione o in un movimento, siamo riusciti a mettere d'accordo questo, con la temporalità necessaria e urgente di reagire a questo governo subito, nei fatti, nelle intenzioni e producendo finalmente iniziative e mobilitazione di piazza. Perché guardate, se Potere al Popolo ha un senso da qua a qualche mese, non sarà perché si prepara alle elezioni europee, ma perché si prepara a riempire le piazze durante quest'autunno. Perché andare in piazza è bello, c'è bello. Io dopo mesi che comunque ci siamo fatti la campagna elettorale dicevo ma non c'è un manganello della polizia, mi manca, capito? Cioè, perché dice almeno là tu il nemico lo vedi, invece la campagna elettorale è una cosa subdola, invece là tu lo vedi proprio chiaramente. Allora ecco, io dico questo, abbiamo fortunatamente l'USB che ci ha messo a disposizione, l'ASIA, la Federazione del Sociale, gli occupanti casa ci hanno messo a disposizione una data bellissima, che io vi voglio dare solo questa visione e su questo vi lascio. Sotto il Parlamento le bandiere di Potere al Popolo, così voglio vedere quando questi cazzo di media smetteranno di ignorarci. E questa è la prima visione. La seconda visione è a settembre, finalmente ci facciamo un bel campeggio per disintossicarci a fine agosto eccetera, e poi a settembre, a fine settembre, una grande iniziativa, diciamo un costituente, dove c'è uno statuto in cui tutti ci riconosciamo, dove si vota effettivamente un coordinamento eccetera. Io credo che su questo il coordinamento chiuderà dicendo altre cose. Io penso che finalmente, quando le nostre temporalità saranno una, e questo accadrà fra poco, non ci fermerà niente. Grazie Sasso. Grazie. Ora la parola al compagno del Partito del Sud, e si prepari rappresentante del canapificio di Caserta. Sì, buongiorno a tutti, ovviamente mi associo a quanto ha detto Sasso e lo ringrazio per l'organizzazione e anche per l'ospitalità. Reputo molto importante in questo momento storico il messaggio di libertà che giunge da Napoli grazie ad esperienze dal basso come questa di Potere al Popolo, di cui siamo parte, ma grazie anche alla sindacatura dei Magistris, oggi gradito ospite, che ha dato una scossa nella giusta direzione alla città,
già dal 2011. Siamo infatti ormai in dirittura d'arrivo nella formazione del nuovo governo pentaleghista, un governo che prende il via sulla base di un vergognoso contratto, che esprime idee e propone azioni di destra come forse mai prima nella storia della Repubblica. Un contratto che vede anche la Costituzione a rischio, quella Costituzione che tutti qui abbiamo insieme difeso il 4 dicembre. In più, considerare che l'operazione è frutta condotta da un movimento ostaggio di una società privata che suo tramite potrebbe anche condizionare vita ed azione del nascente governo, non può che farci rabbrividire. In questo quadro a tinte fosche non stupiscono le dichiarazioni dell'epenista leghista padano Salvini, che dichiara vantandosi: il contratto di governo ha accolto il 90% delle nostre proposte. Semmai stupisce il fatto che i pentastellati non riservino nel contratto al Sud che poche e miseri trafiletti. Il Sud è afflitto da una serie quasi infinita di gravi problematiche che, come meridionalisti progressisti, parte di Potere al Popolo, unica lista presente, lo ricordo a tutti, alle ultime elezioni, anche ai giornalisti soprattutto, lo ricordo, con un punto di programma dedicato alla nuova questione meridionale, pensiamo vada affrontato con proposte concrete, non con le chiacchiere o le demagogie o le promesse a vuoto come il Movimento 5 Stelle. Non è vero, come dico, tanti dei media, tanti politici, che sappiamo dire solo no. Tracciamo concretamente solo 3 proposte per sfidare questo governo e Di Maio, di primo intervento, che possono essere o immediatamente operative per il Sud. Interventi pubblici in deroga al pareggio di bilancio imposto dall'Europa a trazione tedesca per far ripartire l'occupazione, arginare la povertà al 10% al Sud, povertà assoluta, 40% povertà relativa, nessuno lo dice, decliniamolo noi, e l'emigrazione mai così alta da statistiche OCSE come negli ultimi anni. Politiche di innovazioni che guardino al Sud. Industria 4.0 è una seria opportunità, come sempre, solo per le regioni del centro-nord, ma non c'è traccia del mezzogiorno. Senza correzioni si corre il rischio che l'incombente rivoluzione tecnologica generi un ulteriore aumento del divario nord-sud ed un ulteriore impoverimento del mezzogiorno. Infine, riequilibrio delle infrastrutture nord-sud. Nel mezzogiorno vive il 34% della popolazione, a cui vengono destinate solo il 20% delle risorse, compresi i fondi europei che non sono più aggiuntivi. La nostra proposta prevede la clausola un metro per un metro, in altre parole, se lo Stato investe un metro di strada, ferrovia, aeroporto, ospedale, scuola, asili, abbiamo visto la Regione Veneto cosa ha proposto, per fortuna è stato bocciato dalla Corte Costituzionale la proposta sugli asili. E così via al nord. Lo stesso deve essere fatto anche al sud, congelando così, almeno in questa prima fase, la situazione all'attuale diversità di sviluppo infrastrutturale e non permettendo così un'ulteriore differenziazione a scapito del sud. Su questo appunto sfidiamo Di Maio e i suoi accoliti, visto quanto non scritto nel contratto. Il Movimento 5 Stelle ha calato la maschera, si è rivelato l'ennesima trasformazione gattopardesca italica che da prima ha imbrigliato e disinnescato la protesta creando un contenitore qualunquista ed ora agisce prioritariamente a vantaggio del grande capitale a trazione padana, ben rappresentato infatti dalla Lega come nel caso della flat tax. Un paese è questo che va rivoltato pacificamente e democraticamente per affermare finalmente quegli ideali di resistenza che reclamano a gran voce l'applicazione costante della Costituzione, ma oggi mai applicata non avrebbe permesso l'affermarsi in un paese sempre più diseguale e ingiusto di quella deriva
che stiamo assistendo, razzista, xenofoba, fascista, neoliberista, che ci sta soffocando. Avanti quindi, così da risolvere Grazie. La nuova questione meridionale, interpretata però in un'ottica meridionalista, progressista e gramsciana, come da nostri ideali. Per cui avanti insieme, uniti tutti. Grazie. Grazie. Ora diamo la parola al rappresentante del canapificio di Caserta e poi si prepari Giuseppe Zanna di Molfetta. Allora abbiamo ancora, tanto che prendi la parola, due o tre interventi sostanzialmente. Farei un applauso alla compagna di Prima le persone che ha rinunciato. Devo dire, il caldo ci sta proprio massacrando a tutti, però diciamo resistiamo, perché se non resistiamo almeno a questo. Ecco. Prego. Grazie. Ah, scusa, volevo anche dire che alla fine di questo, i nostri lavori, ci verrà letto un documento che sarà il compendio, diciamo in un qualche modo, dei lavori della due giorni e le acquisizioni sulla base appunto delle questioni organizzative. Grazie. Allora, portiamo qui una testimonianza e una riflessione che nasce da una due giorni di mobilitazione che abbiamo fatto il 18 e il 19 maggio a Napoli e Caserta. Due manifestazioni che hanno visto la partecipazione di 10.000 persone, per lo più migranti e rifugiati presenti in Campania e nella Castelvolturno area. Portiamo questa testimonianza perché i cortei hanno avuto un'impostazione divertente, cioè hanno puntato e sono riusciti per la maggior parte dei casi anche a aprire un'interlocuzione su alcuni punti concreti, vale a dire l'estensione del reddito di inclusione in regione Campania, una regione assolutamente martoriata un territorio dove la visione che oppone lavoro e reddito fa sentire molto quelle che sono le sue conseguenze. Il lavoro non è più, lo sappiamo bene ormai, quello di una volta, cioè quella garanzia e quella certezza che consente a chi ce l'ha di arrivare tranquillamente a fine mese. Per questo siamo estremamente convinti che oggi anche le famiglie che lavorano non possano essere escluse da misure che consentono di arrivare a fine mese con dignità, senza la necessità di andare a vendere il proprio voto, la propria fedeltà e qualsiasi altra cosa, perché non riescono a campare. E quindi abbiamo favorito questo, abbiamo favorito, diciamo, e stiamo lavorando ancora adesso affinché ci sia una proroga di dei lavori di pubblica utilità che in Regione Campania coinvolgono 2056 lavoratori che nel giro di 6 mesi beneficeranno di un supporto al reddito per poi essere rimandati a casa, ma soprattutto abbiamo continuato a chiedere un piano di inclusione sociale per l'area di Castelvolturno, un progetto che teniamo, diciamo, nel cuore e nella testa da quando la Camorra ha ucciso 7 africani innocenti a Castelvolturno e che da allora porta con sé la certezza che quell'area può essere risanata soltanto attraverso un intervento straordinario e coordinato che innanzitutto dia un permesso di soggiorno alle persone, che è l'unico terreno su cui è possibile costruire diritti e che dia opportunità di accesso al reddito. Però in realtà ci siamo trovati a fare anche un corteo che di fatto, data l'occasione il contesto particolare, di fatto è stato anche il primo appuntamento forte di opposizione al governo che sta nascendo. E la riflessione che vorremmo portare sta proprio su questo, cioè abbiamo fatto questa manifestazione portando 10.000 persone in piazza, non esistono governi amici e questo lo sappiamo, però la grande presenza di gente convinta e determinata ci ha insegnato che la politica non può chiudere le porte di fronte a queste persone, di fronte a delle piazze che sono piene e che rivendicano dei diritti. E siamo riusciti con questo percorso a creare una sinergia per la quale a fianco a noi, nonostante si stia costruendo un governo che viaggia in tutt'altra direzione, vi fossero anche parlamentari di maggioranza e di opposizione, dei 5 Stelle e dei radicali. Questo perché? Perché siamo tutti consapevoli che sta arrivando una tempesta. Lo sappiamo, ce lo siamo detti in tutti gli interventi, e però siamo convinti che questo sia il momento in cui, guardando questa tempesta in faccia,
dobbiamo costruire dei legami e dei tessuti sociali che ci consentano da una parte di piantare bene i piedi per terra per non essere spazzati via, ma non noi che non siamo nulla, ma la classe di cui noi proviamo in una qualche maniera a leggere e a portare avanti gli interessi. E in questo senso quindi auspichiamo che anche in questo percorso nasca la prospettiva della creazione di un fronte sociale che, se al come obiettivo non fare troppi passi indietro, si ponga l'obiettivo in questa tempesta di fare anche qualche piccolo passo avanti. Grazie a tutti. Allora, ora c'è Giuseppe Zanna di Molfetta e poi ce l'abbiamo quasi fatta, tre. Giacomo di Genova. Avete ragione. Capisco. Però vi assicuro che meno di così non si può far parlare. Italo di Sabato rinuncia, un applauso per Italo! Vai Giuseppe. Giuro, sarò breve. Io parlo a nome dell'assemblea territoriale di Molfetta, che mette insieme le città di Molfetta, Terlizzi, Bisceglie e Corato. È chiaro che una delle grandi novità di Potere al Popolo è stato lo slogan particolarmente importante e particolarmente attuato di ripartire dai territori. Io credo che dobbiamo continuare e sottolineare in questa direzione, perché a nostro parere non basta dire negli organismi dirigenti non ci sono quote riservate alle organizzazioni nazionali. Bisogna anche dire che gli organismi dirigenti devono rispettare le assemblee territoriali, cosa succede nei territori, perché nei momenti più floridi di crescita del movimento operaio c'era una grossa territorializzazione, una grossa presenza nei territori. È chiaro che i territori devono decidere, devono partecipare alle decisioni prese a livello nazionale. Qual è l'unità di base da cui dobbiamo partire? Io credo che si debba partire, faccio l'esempio nostro, diciamo, dall'esempio di un'assemblea che tenga insieme il collegio uninominale alla Camera. Un'assemblea che ci ha permesso di tenere insieme tante presenze. Un'unità di base che deve essere necessariamente sovracomunale, però che deve rispecchiare ciò che concretamente c'è sul territorio. Il rischio che inseguire fantomatici, mitici livelli provinciali, livelli regionali, vuoti, senza presenze, che debbano di per sé dettare rappresentanze e rappresentanti, può allontanare. Io parlo da quello che è successo a Molfetta. Siamo riusciti a mettere insieme energie, ad esempio siamo riusciti a creare lo sportello medico popolare, abbiamo fatto una marcia contro la militarizzazione dell'Alta Murcia. Solo così, solo mettendo insieme territori che effettivamente lavorano, si costruisce potere al popolo. Non inseguire fantomatici livelli organizzativi che non esistono. Grazie a tutti. Grazie anche perché ha parlato davvero in due minuti. Com'è si può fare, nel senso si può parlare, dire tante cose in pochi minuti. Abbiamo l'ultimo intervento del compagno Giacomo di Genova e poi vi ricordo che leggeremo appunto un documento e così via. Io parlo a titolo individuale, sono un militante di Potere al Popolo di Genova. Allora, io voglio solo dire una cosa, che per me Potere al Popolo non è nato per sopravvivere, è nato per vincere. E questo bisogna che ce lo mettiamo in testa. È nato per vincere perché adesso costruiamo l'opposizione politico-sociale, ciò che è nei nostri cuori deve entrare nelle nostre teste e nelle nostre gambe. Poi dobbiamo dare un'alternativa di sistema, perché se è vero che le forze a cui ci ispiriamo sono partite da percentuali molto basse a livello elettorale la prima volta che si sono presentate, poi adesso guidano processi come quello che c'è stato ieri in Francia, dove in tutte le piazze della Francia, a incominciare da un movimento che è iniziato grazie ai ferrovieri ad aprile, abbiamo un'ipotesi unitaria per la prima volta della storia repubblicana francese, politica e sindacale. I tempi storici stanno accelerando, noi dobbiamo stare ai tempi storici e non a quelli che sono i limiti strutturali di alcune esperienze. Nessuno vuol fare sciogliere o chiedere a nessuno di sciogliersi. Però diciamocelo sinceramente, dal 4 marzo Potere al Popolo è stato un movimento politico-sociale a due velocità.
cioè chi voleva andare avanti, ok, e chi frenava, ok. Il problema non è che manteniamo differenti velocità, è chi vuole andare nella direzione della continuità viene ostacolato da chi tira i remi in barca, vuole rappresentarsi o impedisce altri di fare alcune scelte, tipo le liste civiche amministrative. Le cose ce le dobbiamo dire in faccia, se no non andiamo da nessuna parte. Ripeto, nessuno chiede a nessun altro di sciogliersi. Perché? Perché quello che abbiamo di fronte è un quadro dove noi saremo l'acceleratore del punto di rottura tra l'élite e il blocco sociale in Italia, così come sta avvenendo in Francia, e forse si riprende un discorso politico-sociale in Grecia, dove il 30 maggio faranno uno sciopero contro Tsipras e il suo governo. Tsipras e il suo governo, a cui forze di sinistra all'interno d'Europa guardano ancora come modello. Per noi è un antagonista, questo dobbiamo essere chiari nel dirlo e nel proseguire questa cosa qua. Penso che in questi giorni a me mi hanno dato tantissimo e sono orgoglioso perché hanno dimostrato che siamo un corpo vivo di militanti un pochino più attempati, e mi ci metto in mezzo, di giovani attiviste e attiviste che hanno avuto la capacità di elaborare un programma, riuscire a capire che il laboratorio politico-sociale è la coniugazione tra conflitto sociale e mutualismo, si sono dati una prospettiva europea aderendo a un appello, e che adesso si stanno dando le gambe. Darsi le gambe non vuol dire escludere persone, vuol dire porre di fronte a un processo di avanzamento in cui noi riusciamo a fare quello che è il nostro compito storico. Se questa cosa ci riesce, senza lasciare dietro nessuno, è un successo per tutti. È chiaro che deve esserci una chiusura netta con tutti coloro che sono stati corresponsabili della subordinazione a progetti di governi di centrosinistra e dell'europeismo, quello salottiero, perché il nostro referente non sono queste formazioni qui e i loro residui fissi, è il blocco sociale. Noi nel blocco sociale troviamo la nostra prateria per estenderci, nei salotti televisivi, nelle segreterie delle parti di Leo, in quelli che vogliono riciclarsi troviamo solo dei nemici o gente che ci finge amico e poi a un certo punto ci pugnala le spalle. Grazie. Grazie, allora ora un minuto proprio così me lo prendo, non per fare un intervento ma per dire che insomma questa nostra giornata che sta per finire da un punto di vista dei lavori ha visto ben 8 report con il tempo necessario a testimonianza di un lavoro collettivo e comune che a mio avviso, mi permetto di dire, ci farà fare un passo in avanti, perché siamo stati sul merito, sui contenuti e sulle campagne che vogliamo scegliere di fare, e questo è frutto del lavoro di confronto. Prima questione, quindi abbiamo dedicato molto tempo a questa parte, ci sono stati 27 interventi nonostante appunto si sia iniziato tardi, e questa volta appunto la presenza tra compagne e compagni è stata assolutamente uguale, ed è così, diciamo così, che ci piace anche immaginarci. Ora la parola a Viola. Sì, io vi siccome non è che poi sono proprio masochista, non vi voglio bloccare, vi voglio dire semplicemente, alla luce anche di quello che diceva Rosa, visto che siamo stati bravi a fare una cosa, un'assemblea utile, quindi non un'assemblea rituale, non solo perché ci sono stati report che sono stati acquisiti, che verranno pubblicati esattamente come verranno pubblicati i documenti eccetera che ci sono stati proposti ma che non è stato possibile leggere, discutere eccetera, ma abbiamo anche, alla luce del tavolo che era il tavolo più complesso da sintetizzare, perché appunto sono uscite posizioni che potevano essere componibili ma sicuramente, come dire, di partenza differenti, abbiamo, come dire, una proposta di composizione per proseguire in fase transitoria, perché abbiamo già detto che di qui a settembre, poi capiremo bene data, luogo eccetera eccetera, faremo un congresso, ci costituiremo, quindi, come dire, andremo avanti in questo senso. In questa fase transitoria però partiamo già con le adesioni, quindi ci siamo detti partiamo con le adesioni e facciamo che la campagna di adesioni sia campagna politica, cioè significa andare a riparlare con la gente, ed esattamente come abbiamo approfittato dei banchetti per raccogliere le firme, anche per farci conoscere, per parlare con le persone, per intercettare altre persone, così faremo, credo e spero, con la questione delle adesioni. Quindi facciamo aderire le persone, perché più,
come dire, questa campagna andrà bene e sarà positiva, più arriviamo preparati, strutturati anche per il momento di ulteriore avanzamento di settembre. L'altro elemento che pure è venuto fuori, che è stato più volte riportato, eccetera, è quello dell'allargamento e della partecipazione del coordinamento, che io ricordo ha una funzione organizzativa, ha una funzione, le assemblee decidono, poi quando si attiverà la piattaforma si deciderà in parte anche tramite la piattaforma, il coordinamento ha una funzione, come dire, organizzativa, ha una funzione per portare avanti, per facilitare ciò che viene deliberato nelle assemblee. Ebbene, però era necessario, era importante che ci fosse una rappresentanza anche dai territori, e dunque abbiamo valutato che un numero ragionevole, perché poi appunto se no diventava più farraginoso che altro, almeno in questa fase temporanea, di assemblee territoriali che poi troveranno il loro rappresentante, decideranno comunemente, senza litigare, perché facciamo che chi litiga è escluso, troviamoci una regola, così chi litiga nell'assemblea, facciamo un controllo popolare sui litigi nelle assemblee, è escluso. No, a parte gli scherzi, quindi abbiamo, come devo dire, individuato delle assemblee, non le abbiamo individuate per sorteggio, le abbiamo individuate seguendo tre criteri che poi erano quelli di cui già avevamo parlato il 18 marzo, quelli che in qualche modo avevano avuto un risultato elettorale migliore, a dimostrazione anche, come dire, di una penetrazione sul territorio, di un lavoro sul territorio migliore. Una rappresentanza geografica, cioè che ci fosse un po' di armonia di distribuzione su questo, e un'attivazione. Ho aperto una casa del popolo, ho coinvolto in un ambulatorio mutualistico, quindi un'attivazione concreta su quelle pratiche che in qualche modo sono la spina dorsale del progetto. Vi leggo la lista dei nomi. Allora, non va arrabbiato, no, discutiamo dopo. Livorno, Bologna, Milano, Torino, Genova, la provincia di Bari, Parma, l'assemblea di Bergamo, l'assemblea di Brescia, l'assemblea del Salernitano, l'assemblea di Catania, l'assemblea di Mantova, di Campobasso, di Reggio Calabria, di Padova, della Sardegna, di Venezia, di Lamezia e di Cosenza. Quindi c'è da nord a sud, isole comprese, una rappresentanza, si può sempre migliorare, si tratta di, come dire, attraversare questi tre mesi nella maniera più fattiva possibile. Riguardo alle adesioni, io dico soltanto questa cosa, poi vi ricordo gli appuntamenti, vi leggo il documento e chiudo. È importante quello che è venuto fuori da tutti gli interventi, che in qualche modo servissero anche ad autofinanziarci, anche a sostenere quelle attività che sono politiche e sono sociali assieme, che si stanno sviluppando sui territori. Che è di inclusività, di possibilità di partecipazione, ma anche però di avere un sostentamento, come dire, minimamente fattivo per partire, per andare avanti, si è valutata una cifra intermedia che era di 10 euro, è una cifra possibile che tutti possono sostenere, che nessuno credo abbia gran problemi a sostenere. Poi anche questo, come dire, sono decisioni, valutazioni provvisorie, per noi era importante partire piuttosto che distruggerci, a discutere, a decidere, a fare la media ponderata di tutte le cose, mettiamo una cifra sonda, si va avanti, andiamo i 10 euro belli interi, senza spiccioli, senza niente, e basta, e si va avanti. Chi dice che non ce l'ha, non gli credo. Ricordo soltanto le date che sono state richiamate dall'assemblea, perché sono date importanti. Ricordo il 2 giugno a Roma contro la guerra, il anche a Pisa, sempre il 2, a Camp Derby, poi il 13 giugno la manifestazione a Roma, facciamoci vedere, lavoriamo per questa manifestazione, perché è il primo momento in cui l'unica opposizione del paese si fa vedere in piazza, quindi, come dire, è un esordio, facciamoci vedere. Poi ci sarà, ricordiamo, sosteniamo il campeggio Nomuos di Niscemi, proveremo a organizzare questo campeggio anche noi fine agosto inizio settembre, dove un po' parliamo di politica, un po' anche no, cioè ve lo dico, e questo è un appello a tutti i compagni che mi hanno invitato ad agosto alle iniziative, proverò a venire dappertutto, però fatemi fare due bagni, quindi diciamo cerchiamo di conciliare le cose. Poi vi ringrazio, però conciliamo.
E infine il congresso di settembre, anche questo ci lavoriamo, ci ragioniamo, capiamo dove, quando e come farlo. Vi leggo il documento, non mi odiate, è una colpa collettiva e dunque non scaricate su di me le energie negative che questo odore di cibo, il caldo e l'orario evidentemente stanno accumulando. Tra l'altro io leggo, è la prima volta che lo leggo, quindi potrei fare degli strafalcioni mostruosi, non giudicatemi. L'assemblea di potere al popolo di fronte all'evoluzione della crisi politica e al possibile governo Lega e Movimento 5 Stelle assume i seguenti primi orientamenti e giudizi. Rispetto al governo Lega Movimento 5 Stelle che si sta definendo sulla base del contratto sottoscritto dai due leader e delle loro posizioni politiche, potere al popolo si schiera in ferma e radicale opposizione. Contrasteremo le misure repressive, autoritarie e razziste che si annunciano verso i migranti, i poveri, il dissenso, il conflitto sociale. Misure che raccolgono la violenta eredità delle leggi Minniti-Orlando. Ci opporremo alla flat tax, coi suoi regali fiscali per i ricchi, non solo nel nome dell'uguaglianza, ma per difendere e accrescere lo Stato sociale. Rivendicheremo l'abolizione del Jobs Act, perché se la sono scordati, lo aggiungo io questo, e delle leggi a favore dello sfruttamento del lavoro, totalmente assente dai programmi in discussione. Chiederemo la cancellazione totale e non parziale della legge Fornero, così come della famigerata buona scuola. Il reddito di cittadinanza dovrà essere una misura strutturale e incondizionata, non l'estensione delle tenue misure assistenziali del governo Gentiloni. Mai come oggi è indispensabile porre la questione della riduzione dell'orario di lavoro e ci impegniamo a costruire una campagna sul tema. Diremo basta alle grandi opere e alla devastazione ambientale a partire dal TAV. Sui vincoli UE e NATO, come da nostro programma, chiederemo la rottura con essi a partire dal rigetto del Fiscal Compact e del taglio delle spese militari e dal ritiro delle missioni all'estero, dal rifiuto di installare nuove bombe atomiche in Italia. Rispetto ai timidi e contraddittori intenti programmatici di Lega e 5 Stelle di voler ridiscutere quei vincoli, smaschereremo ogni falsa promessa a partire dalle prossime scadenze in sede UE e NATO. Potere al popolo rifiuta la parola d'ordine anticostituzionale prima agli italiani, che è al centro di un'ideologia del nuovo governo e contrappone ad essa, sul piano dei valori, come su quello della lotta e della mobilitazione sociale, una priorità solidale opposta che è prima agli sfruttati. In questo quadro, buoni propositi per il futuro, i documenti brevi. In questo quadro, poi lì abbiamo svoltato la sinistra, perché se riusciamo a farlo, è la cosa finale. In questo quadro emerge il cinismo dell'alleanza del Movimento 5 Stelle con una forza ferocemente antimeridionale come la Lega e sulla base di un contratto che prima aveva dimenticato il Sud e poi lo ha ridotto a uno strimenzito paragrafo vuoto di impegni. Potere al popolo si impegna nella lotta per ridare centralità alla nuova questione meridionale che si pone in un paese in cui non è cresciuta solo la disuguaglianza ma anche il divario tra nord e sud, con indicatori drammatici sul piano della disoccupazione, della povertà, dell'evasione scolastica, del welfare, delle carenze infrastrutture e investimenti. Potere al popolo chiede il ritiro di tutte le sanzioni unilaterali dell'UE e in ogni caso della partecipazione italiana ad essa, in particolare verso il Venezuela, per il quale va riconosciuto il risultato elettorale e la legittimità del governo bolivariano, respingendo l'aggressione e il blocco economico internazionale guidato dagli USA di Trump. Potere al popolo esprime solidarietà e sostegno al popolo curdo, a quello catalano, a tutti i popoli in lotta per l'autodeterminazione. E tra questi, in primo luogo, a quello palestinese. È vergognoso che nessuno dei leader delle forze politiche presenti in Parlamento e il Presidente della Repubblica abbia speso una parola di condanna a Israele per la criminale strage di palestinesi. Questa condanna è invece parte dell'impegno più vivo dei militanti di Potere al Popolo, che in tanti, in tutta Italia, hanno contestato la vergogna del Giro d'Italia a copertura dell'occupazione israeliana della Palestina. Salutiamo con gioia immensa la vittoria delle donne in Irlanda nel referendum per la legalizzazione dell'aborto.
e sosteniamo la mobilitazione in Italia per andare oltre la 194 promossa da Nonna di Meno. Potere al Popolo è al fianco dei lavoratori francesi in lotta contro Macron e sostiene tutte le lotte in corso in Europa contro l'austerità e l'aggressione ai diritti sociali e del lavoro. Vanno respinte al mittente le ingerenze della tecnocrazia degli organi dell'UE e della NATO, così come gli interventi della finanza internazionale per imporre la continuazione delle politiche di austerità. Il popolo italiano deve riconquistare il diritto alla piena applicazione dei principi costituzionali, perché non si ha mai poi l'articolo 81 dei principi contenuti nella prima parte della Costituzione repubblicana, continuamente messi in discussione dalle politiche di austerità dell'UE e guerrafondaie della NATO. Questo pone con ancora più forza la necessità di abolire una controriforma, di abolire la controriforma costituzionale decisa nel 2013 quasi all'unanimità del Parlamento di allora. Bisogna cancellare l'obbligo di pareggio di bilancio inserito nell'articolo 81 della nostra Costituzione, assieme alle limitazioni alla sovranità democratica con i vincoli UE. Bisogna ripristinare il rispetto dell'articolo 11 della Costituzione, violato da quasi 30 anni da tutti i governi e da tutti i presidenti della Repubblica. In questo Parlamento, sulla base dei programmi elettorali, esiste una maggioranza per cancellare la controriforma costituzionale. Se questa non verrà esercitata, sarà per responsabilità delle forze politiche che non avranno mantenuto i loro impegni. Sulla formazione del nuovo governo italiano si sono scatenati la presenza e il conflitto tra le potenze dell'UE. Da un lato la Germania del governo Merkel, che vuole continuare a imporre il proprio controllo sulla politica economica italiana, dall'altro la Francia di Macron, che apre al governo di Salvini Di Maio per avere un alleato contro l'egemonia tedesca nell'UE. Potere al Popolo respinge e contrasta sia l'obbedienza alla Merkel che quella a Macron, sulle quali si sta dividendo il potere in Italia, entrambe unite dalla continuità delle politiche liberiste, antioperaie e antipopolari. È comunque inaccettabile che si pongano veti sulla composizione del governo solo sulla base della maggiore o minore fedeltà all'UE o alla NATO. Potere al Popolo ribadisce che il diritto alla sovranità e all'autodeterminazione dei popoli, compreso quello italiano, non può essere soggetto ai limiti della Troica o di qualsiasi altra istituzione tecnocratica, finanziaria o militare. Siete dei criminali. Per queste ragioni, l'unica con cui non siete solidali sono io, che sto leggendo questa cosa. Per queste ragioni la nostra opposizione al governo Lega e Movimento 5 Stelle non avrà nulla a che vedere con quella euroatlantica rappresentata dal PD, dai residui berlusconiani e interpretata dalla grande stampa a partire dal quotidiano La Repubblica. Queste forze sono responsabili del degrado sociale e politico che ha portato al governo attuale, alla loro opposizione non sarà mai la nostra. La loro opposizione liberista e guerrafondaia sostiene posizioni contro le quali ci siamo sempre battuti e continueremo a batterci. L'alternativa del governo Lega Movimento 5 Stelle non deve essere il ritorno alla compatibilità, alle politiche di austerità che in tutta Europa hanno devastato Stato sociale e diritti del lavoro, non può essere la fedeltà alle politiche guerrafondaie di NATO, USA e Israele. Potere al Popolo si batterà dunque per una vera alternativa sia al governo Lega Movimento 5 Stelle sia agli ex governanti PD e berlusconiani. Il risultato delle ultime elezioni, che è conseguenza di una lunga stagione di politiche antipopolari e di rigore che hanno seminato malcontento e delegittimazione delle classi dirigenti, conferma la necessità della nostra indipendenza e alternatività rispetto a qualsiasi tentativo di riesumare uno schieramento di centrosinistra e la continuità con politiche che abbiano contrastato e che sono alla base del successo di Lega Movimento 5 Stelle. Si può e si deve verificare invece la possibilità di costruire uno schieramento popolare alternativo ai poli esistenti che ci si confronterà anche con interlocutori come le formazioni che con De Magistris stanno sviluppando un progetto in vista delle elezioni europee e verso i settori di movimento e della sinistra radicale, con cui possiamo condividere contenuti, obiettivi programmatici e di lotte.
La nostra opposizione sarà dunque nel nome dell'uguaglianza sociale, della democrazia e della pace, e sarà un'opposizione sociale e politica con il compito primario di organizzare mobilitazione e conflitto. Dovremo organizzare la ripresa della mobilitazione del conflitto sociale per l'ambiente, contro il razzismo, per la libertà delle donne, a partire dalla manifestazione di Roma del 13 giugno. Ci impegniamo nella moltiplicazione su tutti i territori dei tavoli per la raccolta firme sulle leggi di iniziativa popolare per la scuola e per l'abrogazione del pareggio in bilancio della Costituzione. Dobbiamo scuotere l'apatia e la rassegnazione sociale, dobbiamo tornare alla lotta nelle strade, nei quartieri, nei luoghi di lavoro. La ripresa della lotta è il primo compito che si assume Potere al Popolo. Con questa impostazione, Potere al Popolo lancia una campagna di assemblee e mobilitazioni su tutto il territorio nazionale per smascherare gli intenti trasformistici del governo del cambiamento e per iniziare a contrastarne gli orientamenti più reazionari e repressivi, xenofobi contro la libertà delle donne. Costruiamo l'opposizione per l'alternativa. Potere al Popolo esprime tutto il proprio sostegno ai propri candidati alle elezioni amministrative del 10 giugno e chiama tutti i militanti al massimo impegno e sostegno alle liste di Potere al Popolo. Potere al Popolo non è, vi giuro, è quasi l'ultimo. Potere al Popolo non è un partito, ma vuole essere un movimento politico-sociale di alternativa dentro il quale convivono posizioni e culture diverse, che vede la presenza di singole organizzazioni impegnate nella costruzione di uno spazio e un soggetto unitario. Con il nostro manifesto ci siamo impegnati a costruire un movimento popolare che lavori per un'alternativa di società ben oltre le elezioni, un movimento di lavoratrici e lavoratori, di giovani disoccupati e pensionati, di competenze messe a servizio. Che bulimmo fa? L'emendamento, poi discutiamo l'emendamento. Cioè, un movimento di lavoratrici e di lavoratori, di giovani disoccupati, pensionati, di competenze messe al servizio della comunità, di persone impegnate in associazioni, comitati territoriali, esperienze civiche, di attivisti e militanti, che coinvolga partiti, reti e organizzazioni della sinistra sociale e politica, antiliberista e anticapitalista, comunista, socialista, ambientalista, femminista, laica, pacifista, libertaria, meridionalista, che in questi anni sono stati all'opposizione e non si sono arresi. È finito. In questi due giorni abbiamo fatto un altro passo avanti. Riportiamo nei nostri territori l'entusiasmo e la passione militante, la volontà di unità, lotta, resistenza che abbiamo respirato in questi due giorni. Che la pace sia con voi, andiamo a mangiare.